Bene, bene bene mamma mia come faccio schifo stasera è impressionante buona sera a tutti signori a tutti voi a tutti coloro che leggeranno il capitolo con me di giovedì come bene vecchi tempi a tutti coloro che oltre a aver letto il capitolo hanno anche letto gli spoiler e buonasera soprattutto a tutti coloro che non soltanto hanno già letto il capitolo, non soltanto hanno già letto gli spoiler, ma hanno addirittura letto lo spoiler del finale di One Piece. Ebbene sì, il finale di One Piece, signori cari è uscito lo spoiler completo di tutto il finale con dettagli incredibili. Con dettagli eccezionali, che tra l'altro voglio farvi vedere una cosa. Questo finale è stato sponsorizzato, che voi ci crediate o no, ma è stato sponsorizzato da un'azienda, un'azienda che produce elettrodomestici. Io mi sono informato, è un marchio registrato a livello internazionale per elettrodomestici, elettronica di consumo, prodotti per il benessere e cura del corpo. Ebbene sì signori, perché il finale di One Piece, di cui eh, molti hanno parlato e di cui molti hanno discusso, vi faccio vedere, è stato sponsorizzato da, un attimino che eh, faccio vedere, perché ragazzi è, è una cosa molto importante da far vedere a tutti, è stato sponsorizzato direttamente dalla DIRAS. Questa azienda è un marchio pre-registrato che, che è registrato che mh, parla elettrodomestici. Quindi attenti quando mh, leggete gli spoiler perché potreste anche beccare pubblicità. Questa cosa mh, degli spoiler che sono usciti, quindi il finale di One Piece ce lo siamo già giocati, almeno per noi che abbiamo purtroppo letto ormai praticamente tutto, eh, ciò nonostante, mi è venuto in mente un'idea che domani volevo proporre nel video commento, e non è soltanto il discorso quello lì del video così tecnico eccetera, eccetera. Che comunque ma ne parliamo, ci saranno delle, de dei cambiamenti. È un po' come il TG One Piece: una di quelle cose che inizio a pensare, poi magari dopo un po' mi rompo le balle, però ci devo prima lavorare bene su prima di rompermi le balle, lo devo fare bene, e quindi poi adesso ne parliamo comunque. Detto questo, vediamo voi prima cosa dite Vincenzo. Ciao Stark, ti seguo con estremo piacere. È un'offesa dirti bravo. <ride> Ve l'avevo detto veloce, <ride> voglio offenderti eh, perché non sei bravo. Okay. Ma come reaction oggi è giovedì? Eh, caro Hamza, tu devi sapere che quando ho iniziato a leggere il capitolo in collegamento a YouTube eh, non avevo ancora il canale, seguivo principalmente TNBT e Andrea Cuccagna, non venite a rompere, perché non seguivo Sommo Buta? Sommo Buta aveva il canale sospeso in quel periodo, cioè nel senso che lui si era rotto le balle, aveva preso un periodo di sospensione, e quindi io seguivo solo quelli che c'erano. E mi ricordo che il capitolo usciva di mercoledì. E ragazzi, ragazzi vi dico anche un'altra roba: leggevo gli spoiler, a parte gli scherzi, li leggevo sul serio, mi ricordo su un sito portuguese, <ride> molto ben, comunque poi dopo mi sono rotto le balle di leggere gli spoiler, eccetera, e poi è stata quella cosa lì, quella coincidenza, eh è stata anche ripresa nella live di martedì sera, per una coincidenza sono andato sul, sul mio precedente vecchissimo video, lì nel garage, e comunque uscivano poi i capitoli di giovedì. Solo adesso, negli ultimi forse due anni, credo, sono andati a finire di di venerdì. Mi ricordo anche quando a volte facevo delle live da scuola, era sempre di giovedì, era. buona buonasera buona sega, guardando la Stessi, e eh, vabbè, Stessi ormai è il personaggio, è proprio le quote, Giovedì, oh la mia bella connessione, che emozione la mia connessione che si blocca. appicciamo la chiavetta forza. Iniziamo con la chiavetta. Ah, che bello vedere all'improvviso lo schermo che diventa nero. La mia connessione magnifica che si esaurisce. Tra l'altro, speriamo che sia carica sta chiavetta qui. Ci mette mezz'ora solo per partire, eh? andiamo proprio bene ecco qua speriamo che non si accenda la batteria rosso del tipo sai che sei anche a piedi con la batteria però non credo ok mettiamo come l'altra volta qui, qui vicino la finestra prendeva bene allora io provo a cambiare adesso mando praticamente in tilt la live preparatevi perché adesso devo staccare la linea ether provo con la chiavetta provo con il wifi vediamo un po' Martin Router King eccolo qui Vediamo se adesso siamo tornati online, vediamo un po', vediamo un po' se adesso si fa un po' meglio, cerchiamo di capirci qualcosa, allora, ora sono connesso a internet, vediamo un po', e eh, vabbè, problemi tecnici, ma tanto voi lo sapete, cioè, Strike Channel è parte integrante di Stack Channel, avere problemi di linea, io ci spero sempre che la mia connessione via cavo possa fare qualcosa, ma ormai cioè, è un'utopia, è proprio un'utopia. Eh, due sono le cose impossibili, io che trovo una donna e io che riesco a fare una connessione decente da dove abito. Quindi comunque è uscito il capitolo? Assolutamente sì. Io direi ormai di mettervi in appunto, il capitolo esce di giovedì si è tornato come vecchi tempi Strike in questo capitolo i di disegni sono davvero di una qualità eccelsa, molto puliti e belli da vedere grazie mille italiano per informarci di questa cosa che veramente è una cosa buona non vedevamo loro dai Strike va in mona ma perché vai in mona? è un'offesa va in mona, è come dire vaffanculo perché? povero mi che ho fatto di male per meritarmi un'offesa bello il nuovo formato dove spieghi i di disegni a me è piaciuto bene e infatti ecco parliamo in un attimo Sperando di essere live, ma finché sta saltato tutto sto parlando da solo, Comunque nel caso parlo da solo. Ehm, e Allora, il nuovo format ci ho riflettuto, molti mi hanno fatto notare i difetti, ad esempio che eh, l'audio è sfalsato, ed effettivamente se registro il video prima, dopo è un casino, riuscire a capire a che volume ho il mio microfono non è facile, per cui pensavo di farlo in diretta. Preparo le robe e lo registro in diretta, anche se dopo... Far muovere le foto è più difficile, vabbè, quello che esce. Poi qualcuno mi dice: Strike, però, se tu già parli dopo della trama, delle teorie, eccetera, non dirlo anche nel video introduttivo, rendilo praticamente un video solo ed esclusivamente tecnico, dove parli magari delle vignette, la posizione, le pagine, le robe, quelle messe in alto a destra, quelle messe in basso a sinistra. Praticamente quello che esce fuori un'altra rubrica, una rubrica che potremmo chiamare rubrica tecnica. E a proposito della pubblicità, quello che vi dicevo all'inizio, mi è venuto in mente anche di avere lo sponsor del canale, domani io ho deciso, farò lo sponsor del canale, non ho deciso ancora quale, però è uno sponsor che mi autosponsori, poi vi faccio vedere, ho già in mente il tipo di sponsor che potrebbe essere, una volta l'avevo già messo in una descrizione, però a sto giro lo voglio mettere come... Momento importante del videocommento perché oggi? Perché ormai i capitoli escono sempre di giovedì, è uscito ovunque. È uscito su Lupi Team, è uscito forse Red Piranha in, in attesa, ma è uscito praticamente ovunque. Il capitolo Power Manga è uscito su um, quell'altro lì, come si chiama? Si, sì, Imgur quella roba lì. Comunque, a ah, One Piece Forum Free, eccetera. Meglio così mi stava annoiando. Grande Mohammed Mitico, Mohammed che eh, dovrebbe essere il corrispettivo. Ma avevano detto una volta che Mohammed è il corrispettivo di eh, Giuseppe eh? e eh, Abdulla il corrispettivo di no sto dicendo una cazzata. Ok, vabbè, non mi ricordo i nomi. Anche se oggi giovedì il ritardo orario garantito assolutamente sì. Una critica al capitolo: non si capisce una massa da, ma come non si capisce una massa da disegni, ma come è possibile quello alla prima ha detto che i disegni erano belli. I disegni sono di una qualità eccelsa. Non si capisce una mazza dei disegni. O io mi ma avete mai letto lo stesso capitolo? Avete letto due capitoli diversi? Io ho letto solo le scritte praticamente. Oh! Vabbè. Oh Sai, che nella scorsa live ha detto che alcuni ti hanno regalato delle cose, ma come si fa per inviarti dei pacchi? Allora, se per pacchi intendi dei doni, va benissimo. In diretta sul mio canale otto minuti fa, vabbè, ah si dovrebbe trovare. O oh, praticamente la live è saltata per 5-6 minuti ed è ripartita adesso. Vabbè, comunque ok. Buonasera Stassi, ti posso dare un consiglio? Leggi il capitolo da Lupi Team per godibilità della lettura. Va bene, io ho preparato già tre link Ho preparato il link di Power Manga del mitico Kakashi 87. Ho preparato il link di Lupi Team e anche di Manga Nerds. Uh, It's in English because non si può mai sapere. Vi piace il mio inglese, eh? Ammettete. Quindi al momento me ho questi tre. Uh, in tanti ad affettare comunque ah, a proposito come fai ad inviarmi i pacchi allora il pacco a massimo un pacco regalo no? il pacco inteso con un un'altra cosa perché lì preferisco dire uh, ha un indirizzo no non ho un indirizzo io, infatti io, io, ah, il mio postino mi incontra per strada e mi lancia i pacchi a pre funziona così <ride> anche perché non c'è connessione quindi viviamo in un posto un po' strano comunque sì ho un indirizzo adesso non mi va di dire di... esplicitamente il mio indirizzo qui però sì nel caso ho... avrei un indirizzo Uh, o comunque puoi inviarlo alla scuola media dove lavoro così al massimo sto. intanto è da affrettarci a leggere il capitolo sorpresi dal giovedì per poterci godere le reactions di strikes molto molto bene confusione totale nei disegni ragazzi ma non ho capito ma allora vabbè facciamo così decido io se il capitolo è bello o è brutto oppure magari ci saranno disegni fatti bene ed altri male vedremo di solito conoscendo Oda quando si fa fatica a leggere sono combattimenti quindi stese Rob lucci praticamente se ne danno di santa ragione. Con Buonasera, il capitolo è già uscito assolutamente. Ma c'è gente che ha capito che arriva. Come sto giovedì? Buonasera, capitolo strano quasi deludente. Sono quello che ti ha mandato i volumi già ah, il mitico Stefano Piccinini, che... l'uomo che mi inviò il capitolo in Giappone. Grazie mille, carissimo. Perché escono sempre prima, no? In realtà è che i di venerdì uscivano sempre tardi. Più che altro è quello. Comunque, vabbè, vedo. E poi, vabbè, sempre il mistero della fine di One Piece, sempre e comunque è uscito su Lupi Team, ma ragazzi è uscito ovunque, quindi ormai non è il caso di stare qui ad aspettare 24 ore con il capitolo che è uscito praticamente già nel pomeriggio, se non in alcuni casi anche di mattina in inglese eccetera, prima di iniziare facciamo la benedizione a Quaresma Trivela, perché domani è l'orale di fisica e andiamo a leggerci il capitolo. 1073 di One Piece, che come poi diremo domani nel video tecnico, tattico, andrà a ad inserirsi um, praticamente sul tre quarti, dopo la metà del volume 106. Quindi siamo sulla tre quarti, siamo praticamente su quell'inizio di quei 4-5 capitoli finali importanti. Preferisco una saga, ah no, una saga, ah, mitica, la mitica, sega, eh beh, il Master System, il, eh, il Mega Drive, il Saturn, il Dreamcast, eh beh, come puoi non preferire eh, Sega, Service Games, what the hell? A strike, skip, pure questo capitolo, ci vediamo alla prossima. E se lo dice Scopper Gavan, significa che Scopergava sta per arrivare in questo capitolo. Anche perché è il personaggio che noi non vediamo l'ora di vedere. Ok, non vediamo l'ora di vedere. Ma che cazzo di! Allora, facciamo così: ci leggiamo da Lupi Team e anche un po' da um, Power Man. e poi vediamo quale dei due ci dà conferma delle cose. sono dubbi un po' qui, un po' lì. Io vi sposto di qua il capitolo e di là. Fammi allargare la schermata perché poi voglio sempre. E devo fare in modo praticamente di non rovinarmi una cosa, quindi io devo vedere in questa maniera: in modo che, vedi, cioè io de devo scorrere piano la pagina, in modo che poi non mi perdo le vigne. È <ride> bello, chissà quanto LSD si era fatto. Comunque, parliamo un attimo della cover. <ride> è pazzesca. Questa cosa. Praticamente qui compare il 53. Già ho fatto le mie ricerche 1953, quando è morto Stalin, il armato che spara fiori. Praticamente siamo in piena um, la prima parte del finale della guerra fredda. No? Quando poi muore Stalin, Lentamente le cose, i carri armati che sparano fiori. I, i, I scienziati cattivi che avrebbero voluto la guerra, Vegapanka che è stra praticamente strafatto di Maria. Guarda, che bello! Si sta ascoltando, sicuramente, Woodstock. Ok, abbiamo capito il riferimento di Yoda. Qual è e che ci può anche stare, visto che domani, il 27 gennaio, è la giornata della memoria? e Comunque, c'è Vegapanka che fa questa specie di selfie. Tra l'altro, si sta facendo un selfie con il lumacofono. mi piace vederlo così? E comunque, i carri armati dietro che sparano fiori um, in giapponese Iberu. Letteralmente, Ibel, storpiatura di Nobel. Vabbè, ovviamente, letteratura comunque gli apatici italiani di navigazione del Germa. Una delle più belle mini avventure di sempre. Assegnazione del premio Ibel per la pace e per lo sviluppo del GP Flower e bello, soprattutto Cesar um, Giaggi e Queen. Dietro, che si è incazzati neri perché sti caramati che sparano cala il stivario sulla saga di Wano. Cala il stivario sulla saga di Wano. Ma perché siamo ancora nella saga di Mar? Vabbè, il volume 105 sarà in vendita dal 3. Ah, giusto perché, ho capito, nel senso che il volume 105 giustamente tra un po' uscirà e vedremo anche finalmente, in base a quello, a che punto siamo di questo volume. Perché secondo me il 105 termina sul, sul discorso dei punk. Comunque, andiamo qui. Allora, prima vignetta. Vediamo un po' cosa si vede bene in questa prima vignetta. Io ho bello, bello schermo gigantesco. Abbiamo il labo Fese che è stato tagliato a metà dal colpo del piccolo Mihawk e le varie esplosioni. Cactus distrutti, mezza cosa distrutta. Tutto molto bello. In basso a sinistra c'è uno dei noi Kama, più importanti, Sanni. Oda ci tiene a ricordare dove è sta Sani, Sani è lì, la Townsend sta qua, è bella in basso a sinistra. Poi ci sono queste cose zigzagate, queste specie di piramidi che avete l'impressione di a bocca. Eh, Luce è stato tradito, cosa farà ora? Certo, ricordiamo dove eravamo rimasti, mi sono dimenticato di vedere le quote, ce le vediamo dopo, ma non mi interessa. Vega Punk è scritto con l'A. Vega Punk è scritto con l'A. Scusate, ma avete notato questa cosa? Vega Punk è scritto col A, leggete bene sta scritta qui, eh, ma la linguatura non si vede... Vega Punk è scritto col A, cioè no, ah, Vega Punk col A, ma non... Io avevo sempre scritto Vega Punk, vabbè, questo mi giunge nuova sta cosa, non so se è un errore di traduzione, è proprio Oda che si è fumato qualcosa. Andiamo giù. Kaku è svenuto, Rob Lucci e così, e Stessi si sta ancora asciugando le labbra perché a noi piace vedere Stessi con le labbra sgocciolanti, a noi. No, a noi fan, a noi pervertiti. Vabbè. In giapponese, Zanshin, letteralmente immagine residua, termine che. sarà qualcosa di sotto perché al momento non vedo immagini. Termine che nell'arti marziana indica il costante stato dell'erta fisica e mentale dell'ottatore intendo a prevenire e schivare gli attacchi avversari. Vabbè, ho letto una nota che riguarda proprio, penso, la parte di sotto perché qui non vedo immagini residue. Andiamo subito giù. Ed eccola qui, l'immagine residuo distesi Vabbè, questa è roba dalla, alla dragon ball con l'oleogramma, quelle robe lì. Praticamente allora, Kami e Zanshin, tra l'altro, Kami, quindi uno Zanshin divino perché lei è una Kami praticamente. Vediamo un po' che se è tanto amaro, posso aiutarti uccidendoti subito. Parla addirittura di uccidere. Ecco, qui avrei dei dubbi sulla traduzione, non so se, se si veramente vuole uccidere. Prima parlava di solo far dormire. Comunque, Rob Lucci va a fare un suo shigan verso Stacy e Stacy lo schiva come nulla fosse. Tra l'altro, lo schiva con talmente tanta semplicità che si aggiusta pure i capelli nel frattempo. Ok, scena molto simbolica. Mm. Ragazzi eravamo rimasti prima di girare pagina, sul fatto che Rob Lucci ha pareggiato con Rufi dopo un lungo combattimento. Vabbè, vediamo un attimo che succede. voi già mi avete parlato di tante vignette che non si capisce un tubo. Quindi mi auguro che Oda non, 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 ci, non ci faccia strani scherzi qui. Vediamo la pagina per intero, divisa in tre parti: con la sezione centrale, con eh, beh, vediamo, carina. Sta prima pagina, inizia con la panoramica molto, e poi ce la fanno. Quindi finché ce la fanno, a noi va sempre bene. Andiamo avanti, seconda pagina, un rossetto che si apre, su via come sei selvaggio. Col Cuoricino stesi abbraccia da dietro Rob Lucci. Cioè praticamente l'azione è stata talmente rapida che lei non soltanto ha evitato lo shigan si è girata e ha abbracciato Rob Lucci da dietro e lui ha ha, ha calmato lite. Aspetta, mi sta sfuggendo qualcosa. Wow. Oh! Una bocca pazzesca di Stesi Ecco, devo, devo ammettere che eh, se finora la Boccuccia di Stesi con tanto di sgocciolamento era interessante. In questo momento la bocca di Stesi non è proprio che. diciamo che tutte le fantasie di questa settimana terminano con oh mio dio, no! Cioè vabbè, comunque ci siamo capiti. Questa Boccuccia di Stesi a tanto di quattro denti vampireschi è lei che comunque abbraccia Rob Lucci da dietro, con il povero Hattori, che fino a lo sapesse, è l'uccellaccio di Rob Lucci, no? Quello di sotto, quello lì che c'è sulla spalla, che vola via preoccupato, che dice cep cep cep. E Rob Lucci, che praticamente, se ho capito bene, è stato toccato dalla calmatolite, quindi è bloccato. E se si dovrebbe essere riuscita a morderlo, maledizione. So quanto siete forti, non verrei mai attaccati a aperto, perdonami. E Rob Lucci è sconfitto. Allora, parliamo un attimo di queste due pagine. Sono disegnate bene, personalmente le ritengo disegnate bene. La seconda è veramente bella. Ragazzi, mh, a parte tutto, non ho capito chi prima diceva che non si capivano i disegni. C'è cioè uno sfondo bianco sul rossetto di Agalmatolite, c'è cioè uno sfondo bianco sulla seconda vignetta, uno sfondo bianco con tanto di ali nere distesi. C'è cioè un'immagine della bocca di stesi. Che vabbè è impressionante, però comunque è posizionato in un punto centrale che è bellissimo. E la parte di sotto ci sono due primi piani e poi un'inquadratura dall'alto che è veramente spettacolare. Questa pagina è stato dell'arte. Non è per qualcosa è disegnata da Dio. Detto ciò, ora io Strike. Sì, sono io Strike. Sono di solito uno che mi conoscete, lungi da me parlare di livelli di forza, polemiche, eccetera. Però diceva mio nonno in una frase tutto ciò che viene prima del però non serve a un cazzo, infatti non serve a un cazzo. Ehm è un po' bizzarro che Rob Lucci si, si faccia mettere KO da Stesi, per quanto Stesi l'abbia preso alla sprovvista, per quanto magari lui non conosce i poteri di lei mentre lei conosce tutte le debolezze di lui. Per quanto la tecnica della, di utilizzare la calmatolite, per l'amor di Dio ci può stare, però, vedere Rob Lucci messo: al cioè l'uomo che non era mai stato sconfitto. Dalla Marina se non quando arriva Luci, dopo eh, Rufi, dopo un combattimento eccezionale, viene messo capo in due pagine, vi giuro non me l'aspettavo. L'unica cosa che poteva preventivare questo è il fatto che il capitolo di Stesi, siamo nella fase di Stessi, e quindi, vabbè. Io non so se a voi la vedete con me, se magari già mi state offendendo. Sto ah, sono stronzo. quando male, perché io sono il primo a non fare discorsi su livelli di forza, e non sto facendo discorsi su livelli di forza, però qualcosina in più me l'aspettavo. Ne dico una: l'achi della percezione, dell'osservazione, della figazione. Cioè. Diciamo a meno che un Rob Lucci poteva prevedere che lei. Evita il colpo e ti vuole abbracciare da dietro. Cioè vabbè, magari poteva anche decidere di attaccarla in, trasformandosi subito in fruttato risvegliato, anziché oppure possiamo pensare che sta ancora scontando magari la stanchezza del combattimento con Ruffi. Dai, mettiamola così: va bene lo stesso. Comunque, la trama va avanti, The Show must go on. Terza pagina, anche se ripeto, dal punto di vista. Per dirlo io ce ne vuole, per dirlo io ce ne vuole, però dai, andiamo avanti. Terza pagina. Brooke Zoro, Rob Lucci e Cago a terra <ride> col piccolo attore che sta lì a guardarsi Rob Lucci. <ride> Vabbè, carissimo lui. Comunque già ha fatto più disagi in questa saga attori, diciamolo comunque. Eh, mi state spiegando che succede? Perché quelli del CP0 si attaccano a Vicenza? Una faida interna dice Zora. e eh, Zora è furbo, eh. Zora le capisce tutte, E Brooke, tra l'altro, ha una camicia a puaga. Adesso ci ho fatto cose orribili. Comunque, vabbè. Questa scena è molto bella. Spiega anche un po' l'ingualatura dall'alto di prima. Quindi, stavamo vedendo più o meno la scena dagli occhi di, di. Brooke o di attori che stava volando, non lo so. Comunque, molto bello. C'è la Sanni, abbiamo capito anche più o meno dove sta avvenendo il combattimento. Zora è disegnato malino, però. Anche qui, c'è cioè almeno nella, nella schermata grande. Andiamo giù, stesi. Che prende in mano il lumacofono e parla. Qui parla Stesi, li ho messi entrambi a dormire. Perché Non so che voce, però, avere. No, forse dovrebbe avere la voce quella da donna sicura di sé. Qui parla Stesi, li ho messi entrambi a dormire. Sì, perché sono bella e figa. Poi. Uh, Pitagoras è lui sì. che dice Stesi, meno male, quindi sei intervenuto a York, sveglia York che sta dormendo, vabbè, qui siamo sempre sulla scena delle cose comiche, ci deve stare, ah, oh, l'ultima pagina, Madonna mia, Nami. cioè, va bene tutto, però, vabbè, scusate, avevo un po' per... mio Dio Nico Robin, vabbè, avevo perso un attimo, scusate, la condizione di causa di... Ma Tra l'altro, ma, ma le tette di Nami sono ancora più grandi, ragazzi, ma non è per qualcosa, ma... O è lo schermo, vabbè, diciamo che è colpa della mia inquadratura, del mio schermo, siccome no. Comunque, Usopp, ma cosa succede? Nami, Rob Lucci è stato sconfitto e Shaka, che molti stanno iniziando a sospettare di Shaka perché eh, dicono che magari è lui che sta tramando, è riuscito a coglierlo di sorpresa è stata per più di vent'anni una nostra alleata in incognito quindi praticamente alla fine sì, come si conferma esattamente come avevamo tutti capito la volta scorsa è lei praticamente la spia eccetera eccetera quindi è lei anche quella della barriera a questo punto comunque aveva una spia nell'intelligence del governo dice Nico Robin io sto guardando sto leggendo i balloon eh, tranquilli sto leggendo i balloon di Nico Robin tutti e due comunque non era nostra intenzione ma sì è così mio dio comunque c'è cioè, tra l'amico ragazzi mi... allora comunque questa terza pagina è molto interessante diciamo ecco fa... Fa... Ma è pazzesco comunque ehm, bello tutto molto bello sapete cosa mi piace molto in questa vignetta in questa terza pagina se tre strisce centrali che separano stessi dal resto della cosa è veramente bello sembra proprio posizionato molto bene comunque Uh, Jim Bay di sfondo che non fa un tubo ok Usopp che non ho capito Usopp dove è stato tipo aggrappato a qualcosa probabilmente ancora per le, i colpi dei serafim di prima non lo so però comunque essi due che stanno al tappeto vabbè andiamo avanti vediamo un pochettino la quarta pagina tuttavia dottore io e Luci abbiamo lo stesso grado di autorità quindi lei comunque è confermata al momento una della CP0, quindi è messo così. Non sono in grado di annullare l'ordine dei Serafim. Non posso fermarli. E in questa inquadratura si vedono i Serafim che avanzano, inquadrati da dietro. Vabbè, bella inquadratura questa qui. Ragazzi, scusate, ma chi è prima che. Scusate, ragazzi, ma chi è che prima ha detto che i disegni sono brutti? Scusate. Vedo dei disegni bellissimi anche qui. C'è un'inquadratura stupenda. Uh, finora, c'è Piccolo miocchi in alto a destra. Jim Bè messo lì um, la, la Bo Hancock. ho scusate i nomi, SS Snake. Come cazzo si chiama il Kuma? Anche lui, tutto che se l'avanza alla grande. Onestamente, molto bella anche la scelta dell'inquadratura presa da dietro che avanzano verso con un'inquadratura un po' bassa. Stessa, è disegnata bellissimo. cioè, Madonna, c'è un occhio stupendo qui. Andiamo giù. Guarda anche la piccola Boancoc come disegnata, a parte che Oda la disegna veramente bene, Boancoc. Non, 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 non ne sbaglia una di Boancoc. Comunque, tranquilla stessi, sto arrivando. E arriva Edison che si lancia tutto contento insieme a Lilith, adesso la vedo lì, e si lanciano anche Zoro e Brooke all'attacco. Allora, praticamente, in quarta pagina abbiamo un po' di movimento, un po' di battaglia. Se la battaglia non c'è stata tra Stacy e Robolucci, speriamo almeno che ci possa essere un po' di battaglia tra Zoro, Brooke, Lilith, Edison e i Serafim. Vai un po' di mazzate, vediamo Brooke contro Jimbei, vabbè Zoro contro Miocco come minimo, Lilith contro Boanco okay, Edison contro non lo so, Buh, lo vediamo. Dobbiamo fermare quei ragazzocci prima che distruggano tutto. Già, tuttavia non hanno un'area familiare. Beh, due balloni messi un po' alla cazzo di cane ed eccolo qui, Kuma. Che sta lanciando Jinbei pronto a fare il, il Kyon Shin Karate, e poi Zoro che dice: L'ho notato soprattutto lui. Sembra che si stia riferendo a Jinbei perché è una gamma. Ma secondo me, se Zoro dice: 'Ho notato lui', credo che abbia notato, non certo un sushi né tantomeno un orso né tantomeno un altro animale, ma credo che abbia notato al massimo, se volete, un falco. Credo, almeno questo Oda me lo dovrebbe concedere, visto che ha skippato un combattimento. Qui Vega Punk è scritto con la U, Vega Punk. Ok, meglio così. Panda Pandamine non c'è in questo capitolo. Andiamo avanti. Allora, c'è una vignetta strana. Quinta pagina, una vignetta in alto a destra buttata così, senza senso. Poi Lilith. Ma sapete che Lilith non è, è un personaggio molto interessante in One Piece? Oh, ho notato. Non avevo notato che anche Lilith è disegnata molto bene, devo dire la verità. Cioè, secondo me Oda ha scelto, ha scelto... Sì, nel senso che... Non so voi, voglio una vostra opinione su Lilith. Mi pare che comunque sia un personaggio interessante. Cioè, secondo me Lilith comunque ha il suo dire in questa saga. Cioè, secondo me sì. E poi credo anche che sia molto fortunata. Dannazione! Hanno distrutto il laboratorio, perlomeno ora è più facile uscire. Vabbè. Quindi Lilith Edison si lanciano Zora e Brooke si lanciano i due. Praticamente Zora e Brooke stavano dove stava la Sunny, quindi in basso a sinistra. Loro stanno nel laboratorio. Grazie alla rottura del muro, escono. Quindi Lilith e Edison escono di qua. I due vanno di lì, stanno entrando verso la plaza centrale dove ci sarà il combattimento. Vai Oda, fai un po' di mazzate. Oh, eccolo qua! Il piccolo Mihawk. Bene, Lilith. Eccomi qua. hey tu, Serafim. No, aspetta. Oda. Lilith contro piccolo Mihawk non esiste proprio, cioè ma non scherziamo proprio. Che, 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 che resta sta strunzata di duello qua? Comunque c'è il piccolo Miok che ha la mano sparata in mano. Così <ride> bellissimo e infatti la puntata, attenzione, la puntata. Eh? Ho capito adesso che arriva. e infatti, eccolo qua. Bene. Allora, praticamente Lilith è uscita fuori, sta, si sta affacciando giù dalla finestra. E vede il piccolo Mio che sta lì con la spada in mano. Tutto importato: che povera sapere, Vegapanga, come ha fatto a riprodurre la spada di Mioc. Vabbè, diciamo che nel clonaggio ci sta anche la riproduzione della spada. Comunque, stanno iniziando a lanciare la spada. E si vede nell'ultima vignetta di questa pagina, disegnato con uno stile molto da bozza. Questo è il classico disegno da bozza con tutte le linee così. Eh, però, ragazzi, se è questo il motivo per cui non vi piace il, il disegno, guardate che secondo me state sbagliando. Mia modestissima opinione, ma guardate che questa è, è, è una tecnica che comunque si può utilizzare nel manga. Questa è bozza. Questi sono i classici schizzi. Questa è proprio tecnica, questa è bozza, guarda guarda che, che figata, è proprio la bozza, vedi si vede proprio il disegno abbozzato che l'ha lasciato lì allo stato crudo di Zoro che sta prendendo le spade da un senso di velocità enorme, cioè ti dà proprio la sensazione che tutto sta accadendo in un attimo, Lilith che guarda giù, Mio che sta per, Zoro che tira fuori, bellissimo, andiamo a vedere se stava già. cazzo oh mamma mia, bella, dai è bella questa qui ragazzi, dai. Bella, ho capito um, il discorso. Che ci sono tutte queste linee. A me non piacciono spesso quando ci sono tutte queste linee, però qui dai è, è, è un po' abbozzato. Si vede chiaramente che Zoro è disegnato uh, in maniera un po' imprecisa, non è, non è fluido, non è pulitissima. Il disegno, però è bello dai. Zorro è inquadrato di schiena e il Serafim di Miocchio inquadrato frontale, linee ovunque. Praticamente credo che sta vignetta si prenda mezza pagina a occhio. Sì, mezza pagina. A occhio direi proprio di sì. Comunque andiamo giù e vediamo il Miyok che sta sudando, mentre Zoro sta sorridendo. E quindi i livelli di forza, Zoro è più forte del serafim di Miyok. Eh, eh no, questa quella segnata ve questa qui già sta sudando il serafim di Miyoke, però a guardarlo meglio lui ha ancora un briciolo di manità. No, questa non l'ho capita, sta frase a guardarlo meglio, ha ancora un briciolo di umanità. Perché comunque vengono considerati ancora non esseri viventi, forse quello è il tema, il tema della volta scorsa, il clone non è un vero essere vivente, lo è più un robot che un essere umano, eh, briciolo di umanità, anche perché comunque sono esseri umani, è vero, però eh, in fondo obbediscono agli ordini e quindi... Poi, chi diavolo sei? Vediamo un pochettino qui. Ecco, questa non mi piace. Questa forse è un po' esagerata. In basso a destra abbiamo una vignetta piuttosto grande con separazione obliqua. C'è la scintilla centrale, ci può stare praticamente sulle due spade che alla fine si allontanano. Tante linee intorno. Zoro abbozzato in una posizione un po' goffa che scende. Bella inquadratura di Mioc dal basso. Anche qui continua lo stile bozza. Però forse questa è un po' esagerata. Però vabbè, dai, comunque ci siamo, non è che. Che spavento dice Lilith perché sarà cagata sotto perché occhio l'aveva proprio per stare in nell'inquadratura. Poi lui è occhio di Falco, quindi ci vede bene. E interviene il piccolo Edison che adesso si lancia e dice: Ci penso io, che penso mi. Beh, bella, bella azione. Ancora non ho visto nessuna doppia pagina, però bel combattimento. Andiamo avanti. Anche questa è una pagina semplice. Edison credo che sta prendendo la parola. Serafim No, credo che Edison dovrebbe avere una voce tipo Serafim Perché no lo sei piccolino Quindi c'ha la voce così C'è Jim Bay che C'ha la manona così che spara laser Al centro del laser c'è un punto nero Non so perché E c'ha sempre la faccia annoiata Il piccolo Jim Bay se... Spare laser Le dire... voglio mangiare sushi Poi Vi ordino il piccolo Edison parla così eh ve lo dico io di fermarvi è proprio questa la voce sono sicurissimo vediamo un pochettino c'è una scena centrale enorme il Vegapunk con la cosa dello scorrimento lì la Sanni è nascosta dal ballone Edison vabbè continuano gli scontri linee messe così comunque è tipico quando le manca ci sono ste linee se qualcuno sta rollando lì in mezzo giusto per farti capire che la voce si sta espandendo, sta continuando a crollare pezzo di tetto. Edison, c'è qualcuno che dice povero Edison. Ecco qui. Allora, qui abbiamo quattro vignette in, in fondo alla pagina. Vignetta 1, Lilith tipo inginocchiata messa così Edison Edison eh dopodiché arriva Sanji mio Dio cercavi lui e c'è Sanji che tira fuori Edison e lo, lo ridà a Lily dicendo cercavi lui Edison dice per un pelo e Lily Edison mio Dio pensavo che fosse morto quella roba lì Sanji Fatto qualcosa di importante in questa saga. E non venitemi ogni volta a citare il fatto che ha dato un calcio a Gimber, ma sono un cazzo. parlo qualcosa di concreto: cioè Sanji ha salvato il piccolo punk che si è preso il rischio e la responsabilità di andare sul campo di battaglia per dare l'ordine ai Seraphim di fermarsi, riuscendo nel suo intento, ma rischiando la vita, vita che è stata tratta in salvo da Sanji. Sanji praticamente ha fermato i serafim. Sanji ha fatto tanto in questa saga, in questo momento anche più di Zoro, perché Zoro stava ancora combattendo con i serafim. No, beh, Zora Salvatori ti ha sto scherzando. Quindi Zora Salvadorite e Sanji ha salvato Edison. Oh, meno male, bravo Sanji, così ti vogliamo. Un applauso a Sanci, applauso a Sanji, bravo, 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 bravo. Grazie Oda, grazie Oda, ci voleva. Meno male, mamma mia, che so... Un so... vi giuro un sollievo. Mi sento ah, meno male. Altrimenti qua ogni volta. Devo stare lì e poi a giustificare il fatto che se io critico Sanji è perché mi piace Sanji ed è per questo che voglio vedere che faccia qualcosa. Bene, bene, bene. Sanji ha salvato Edison, tra l'altro facendo la bella figura con Lilith, che prima abbiamo visto Lilith quanto vale, quindi bravo Sanji per due volte. Speriamo che adesso Lilith magari ti conceda perlomeno di accedere alla sua fortuna. Ci siamo capiti. Fortuna con la C maiuscola. Allora, eccoci qui alla pagina numero 8. Credo? Sì. Pagina 8. Allora, vediamo in alto. Abbiamo una vignetta gigantesca con Kuma, messo sempre il piccolo Kuma messo in alto, Cimbese sta sempre incazzata per qualche motivo con le braccia così, Miok che ripone la spada, la piccola Bohankok messa di così piccolino, Zoro incazzato. Adesso vediamo perché. I Serafim hanno smesso di attaccare. E mi spiegate chi sono questi? Vabbè, Zoro sta calmo, no, ma no, no, te lo dicono. Tra l'altro adesso partiranno teorie ancora sulle, sui foderi delle spare di Zoro, che secondo qualcuno le ha mollato la sanda echitezzo. spero sempre di no. Comunque, Shaka, su e Kaku ho usato la calmatolite. Grazie Stesi, stiamo scappando da quest'isola. Unisciti a noi. Ricevuto, e Usopp che dice incazzato, e ma quanti siamo? Caro Usop, ormai abbiamo capito che Stesi purtroppo dobbiamo sopportarla ancora a lungo. Beh, a me personalmente non mi dispiace. Già secondo me, stesi in, in questi pochi capitoli, già è entrata più nei cuori di tutti noi rispetto a Yamato, per dire. Vabbè che non è che ci vuole molto ad entrare nei nostri cuori più di Yamato, perché ha, ha anche, ha anche un, il cactus di questa saga è entrata nei nostri cuori più di Yamato. Però Rufi, finalmente è tornato il buon Rufi, signori cari, che l'altra volta non c'era e già tutti noi avevamo una nostalgia. Bellissimo docoda dove sei P vecchio punk vabbè dovrebbe essere punk Jason, roba così punk punk Gitan non possiamo partire senza di lui vabbè adesso vanno a cercare punk vediamo un po' un'inquadratura da fuori bellissimo vecchio purtroppo si è verificato un incidente eh oh mio Dio il dottor Vegapunk Stella, vabbè, Vegapunk Stella abbiamo capito, il dottore principale è sparito. No ragazzi, cioè vi prego ditemi che sta cosa viene risolta. Cioè io ma non possiamo lasciare così sta cosa. Ma ne esiste proprio. Il dottor Vegapunk Stella è sparito. Allora, eravamo rimasti che Vegapunk era stato trasformato in bambino. E stava lì con Bonnie. Quindi o Bonnie ha visto qualcosa e l'ha ucciso, o Bonnie ha visto qualcosa e si è incazzata e l'ha portato via. Oppure, non so, è arrivato qualcun altro. Stava arrivando Kizaru. Che è l'unico che mi viene in mente. Ma non dovrebbe avere già avuto accesso. Lei ancora scritto 100. Vabbè, vediamo. Andiamo avanti. Sphinx. Cazzo, è il mulino bianco lì. C'è stavo... <ride> una bellissima scena del mulino bianco per qualche motivo. Marco la Fenice poi sono Natale di Barba Bianca. Cambio di scena. Oh, bene, cioè, praticamente. Secondo... Temo che sta cosa del Vegapunk scomparso sarà una di quelle robe che ce la portiamo avanti tutta la settimana. Ok, e temo anche qualcosina in più. Secondo me ci vorranno capitoli per rivedere perché, cavolo, anche io fino a fatto temo tanto questa cosa ed è uno di quegli enigmi che ormai inizia a non prendermi più, Vi confesso, sta gente che scumbare, però, vabbè. Vediamo oh, Marco la felice. Dove cazzo è shut questo? Ma no, non lo so. Due bambini. Sfondo bianco ho avuto troppa paura! Invece, in, in, in in... ah, in nel senso invece sta piangendo, in mente io non avevo paura! Vabbè, i bambini che piangono, Marco seduto su un tronco che parla? Questa scena mi ricorda qualcosa, Vabbè, la Marina è stata qui. Mi spiace davvero, io Vi ho fatto passare un brutto momento c'è un bambino tra l'altro messo vicino a lui ragazzi che è questa storia qui Do dove sta andando a parare Oda che è sto, sto cambio repentino di scena che è sta la marina che sta avanzando ma che è sta Gemma, questa non è la marina sono bruttissimi questi tizi, ma chi sono ma che sembrano dei gangster e sti cosi qua, tra l'altro quello mi ricordo uno che stava sulla nave di Roger, quel ciccione lì di ma che è sta gente? Allora, vediamo un attimo qua. Non è colpa tua, Marco! Quei marini sono stati davvero cattivi! Dicevano di essere alla ricerca del tesoro di barba bianca. Posso intuire cos'è il tesoro di barba bianca? Sembravano dei pirati! Collaborate! Non ci saranno problemi! <ride> e che sono... Questo... Ma com'è uscita sta roba? Cioè... Ma perché all'interno della saga di Egghead Oda sta tirando fuori Sphinx Marco, la Marina che attacca Marco? La... Che cazzo è stato? Ma chi è Sono Tipo un topo? Ma è l'uomo topo? Ma è... Questo territorio non fa parte del governo mondiale, la legge non vi proteggerà! Ha, 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 ha. Il grande tesoro di Barba Bianca è qui, ne sono sicuro, parlate o vi considereremo dei ribelli. Storia molto affascinante con la marina che sta arrivando a Sphinx. Tra l'altro si vede anche un, te un tetto che fuma, quindi cioè, fu sta fumando nel senso che l'hanno sparato. Quindi... Poi. Oh, mamma mia scena fortissima c'è il marine uomo topo che ha tirato fuori la pistola l'ha puntata a un bambino entrambi disegnati di profilo con questa pistola che al centro della vignetta se vi sparo a uno a uno forse qualcuno parlerà cioè, qui, qui c'è un forte riferimento al fatto che in questi giorni c'è la giornata della memoria secondo me se cioè, volete sparare a uno a uno mi ricorda tanto delle tecniche diciamo di un certo tipo comunque non esiste nulla qui, lasciate in pace mio fratello. Ci trattate come spazzatura e eh, va bene, ok, altri riferimenti. Sono tanto perché non abbiamo soldi da dare al governo. Siete solo dei mostri! E qui Oda praticamente in realtà sta anche raccontando un po' meglio che cos'è il governo mondiale, cioè se finora lo vedevamo come la marina sono buoni, ultimamente stiamo vedendo cosa accade in quelle isole fuori dal governo che cioè, Wano è stata attaccata da Ryoku, adesso questa viene attaccata. Lulusia a suo tempo, no? Quella storia lì. E... Ah, dici? Questo è l'uomo topo. Che dice, Guarda che non c'è Marco a proteggervi. Scià, 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 scià. Arriva la nonnina. Tenetela ferma. No, vi prego, lasciatemi. Nonni. A puntare eh? fermi e solo un'anziana, nonni, ma se non è stato Marco a salvare perché a Marco stanno raccontando questa cosa, quindi non è stato lui e c'è il marine che si spaventa comunque, ragazzi, posso dire una roba a occhio proprio a voce, posso, proprio, la mia sensazione principale vedendo sta roba però no dovete prendermi per il culo, vi prego non prendetemi per il culo, questo è proprio Okutonoken, lo so, eh, strike, se ero palloso, rompi il cazzo, sempre tuo Stu Ken, ragazzi però, ma, ma, ah, cioè, chi ha visto Okutonoken, con tutto il rispetto per un manga che adoro, però certe cose erano a fotocopia, eh, certe cose erano a fotocopia, c'era sempre quel villaggio povero che non ci aveva la lira, Puntualmente arrivavano gli uomini del Redio Cuto, dell'esercito del Redio Cuto in italiano, che arrivavano lì praticamente con lo stesso passo da gangster, solo che lì avevano il look da rocchettari con la stessa baldanza, con la stessa cosa, tra l'altro con la stessa cattiveria dipende dalla con i poveri, con i bambini con gli anziani, gli anziani venivano sempre maltrattati, c'era sempre il saggio del villaggio che puntualmente io vorrei dire una cosa viene divanzato al vecchiaccio che moriva sempre, tutti quanti disperati tutta la gente, proprio messa così, tale e quale tale e quale, messa così la gente io dio, questa è proprio la citazione a Ken pazzesca sta roba, cioè scusate ma è. Guarda, è, è proprio ok, sarà guarda, Oh no, nonno, no, nonno, nonno, è proprio Vabbè, Bellissimo, grande. Cioè, ci manca soltanto. Mamma mia, che musica, ragazzi che colonna sonora che aveva quel cartone vabbè basta basta tornando a noi comunque in questa Sphinx che diventa all'improvviso eh, una scena di Octo andiamo, andiamo avanti Weeble Weeble ho capito ho capito dove sta andando a parare Bucking Bucking Weeble bene bene Bene, Weevil che è arrivato a Sphinx a difendere giù le mani dal paese di Papino. Quindi, probabilmente i Marine sapevano che Marco era impegnato a one e sono arrivati qui. Weevil probabilmente si è liberato da quei Marine ed è arrivato qui. E guarda un po', che coincidenza! Bucking sta entrando nella saga. Ora, va bene qua mi parte il video videocommento, è meglio che mi sto zitto l'inquadratura, la scena è forte, molto molto forte, molto suggestiva la scelta di Oda, questa, mio Dio, questa qui l'avrei fatta ci avrei pensato molto su quale inquadratura mettere Oda ha optato per disegnare Weevil di frontale quindi noi dobbiamo vedere la sua faccia che sembra quasi nascosta dalle sue braccia e c'è il Marine, uomo topo che è messo al centro, che viene catapultato verso di noi. Quindi, noi siamo praticamente dal punto di vista di un Marine che sta lì e si vede arrivare i suoi compagni addosso. Potentissima, sta scena. Bella, bella, bella. Anche in questo caso c'è sta tecnica di tutte queste linee. Effettivamente, ci vuole uno schermo grande per leggere questo capito. Lasciatelo in pace! Brutto come un colera, bello come un manga di One Piece. Sì, perché praticamente è, è, Sapete, no, One Piece? Oh mio Dio, solo due vignette, cioè mh, solo due sezioni. Ma è, è minuscola questa pagina. Tra l'altro, anche questa non è una doppia. Tra l'altro, finora ancora zero doppia. Comunque, praticamente, ragazzi, questa pagina è quattro vignette. Ma quella di prima, invece, quante ne aveva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, la pagina prima nove vignette, tra l'altro crescenti. Nel senso che la, le prime più grandi, le ultime piccole. E poi questa qui è una vita enorme. Si piglia tutta la pagina, se mi aspettavo di vedere due, due, due livelli, invece, tre livelli, peso due livelli. Lasciateli in pace! Adesso c'è un di spalle. Mio dio, i capelli, però sono uguali a quelli di Newgate. Capitano Ratel! Ah, Ratel, vabbè, Ratel, Ratel ci sta. Eh, c'è cioè Edward oui, 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 con, le, con le mani così questa è disegnata molto caruccia bella bella l'arrivo di Weevil ma soprattutto l'entrata in scena nella trama del manga a questo punto qui di Weevil guarda tutti che scappano vabbè il rattel è disegnato bellissimo nella vignetta qui in basso a destra bellissima sta pagina inizia la grande con Weevil messo così, con tutti quanti che scappano verso di noi, quindi sempre un'inquadratura come se noi, noi fossimo marine che stanno scappando in questo momento, girati di spalle con un Vivolo messo così: Ma non avevano mandato delle navi da guerra per annientarlo! Eh sì. Sì. Vorrei spiegare una cosa a questo Marine e a tutti coloro, a tutti coloro di voi, perché non voglio sempre tornare indietro alle vecchie polemiche. Ma vi ricordate quando io mi lamentavo del famoso capitolo di Buggy che a me non era piaciuto il discorso della Cross Guild perché mi sembrava assurdo che la Marina mandasse persone a... marine semplici a catturare i flottari senza portarsi dietro i Serafim. <sussurra> cioè, ecco qua ma non avevano mandato delle navi da guerra per annientarlo sì e siccome non si erano portati i serafim come aveva fatto notare strike hanno perso perciò mi sembrava strano che poi la marina sprecasse uomini così ma infatti rimane una parte della trama un po' nonsense quella cosa lì di aver mandato navi della marina semplici a prendere e flottare che avrebbero dovuto spostare equilibri mondiali nell'esercito ogni tanto qualche soddisfazione ce la togliamo comunque andiamo giù vediamo chi è questo qui tra l'altro tutto questo è a sfondo nero quindi è tutto un flashback e, e racconti che stanno facendo a Marco vediamo che dice questo tizio qua con il lumacofono in mano il lumacofono tra l'altro che sta dormendo non riusciamo più a contattarle deve averle abbattuto. cioè questo praticamente ha abbattuto tutti i marine che stavano lì tutte le navi che stavano di passaggio ha fatto una strage praticamente Wipo, ti adoro sei meraviglioso Wipo. tra l'altro è proprio bello cioè, brutto come persona, ma a proprio One Piece allo stato puro. Ma sei riuscito da solo? Siamo davanti a un vero mostro! Ma va? È uno Shichibukai. Cioè, io che leggo One Piece dall'inizio, quando ho visto Crocodile la prima volta si capiva che era forte quando ho visto Doflamingo a Dressrosa ho visto che era forte adesso vi sorprendete se questo qui riesce ad abbattere qualche nave cioè ma porca vabbè ritirata attendiamo rinforzi qui è Sphinx è appena apparso Weevil ex membro della flotta dei Sette, questo ci serve ci servono rinforzi adesso tutti chiedono a scappano e adesso vogliamo vedere Marco e Weevil che ah già si vede Bucking piccolino mio Dio sta entrando nella trama Bucking ma questa è tanta roba. Questa è tanta roba, ragazzi. Questo è un capitolo bellissimo. Per me, avete già capito perché, probabilmente. Avete già capito perché, no? Se, se, quando faccio sempre quel discorso dei personaggi che non devono essere buttati lì a caso nel bidone dell'umido. Personaggi che entrano nella trama, che si avvolgono bene, senza fare l'insalatona. Sapete di cosa stiamo parlando, vero? Masashi um, Quindi, bene. Se non fosse arrivato quel tipo enorme avrebbe distrutto tutto. Marco che dice: Che eroe! Eh? Per fortuna è state bene. E le vediamo Bacchine che dice: Ascoltami, Marco! Chi credi sia arrivato dopo? Tu? A salvare tutti? Con i soldi indietro? Vabbè, adesso vediamo un pochettino. Che poi vedete anche questa cosa, perché mi piace tutto questo, cioè Weevil, personaggio che avevo detto, vabbè poi adesso vediamo Weevil nella trama dove entra, però nella mia testa Weevil, ragazzi, se, in diretta, correggetemi se sbaglio, se, cioè chi mi segue, ho sempre detto Weevil è un personaggio che nella mia testa nel manga si va a, a collocare insieme a tutti gli ex di Barba Bianca, perché ho tutto un filone che poi Oda riprenderà, guarda un po', dove rientra nella trama del manga insieme a Marco, ma, ma tu guarda un poco questo, queste coincidenze, eh? vedi come Oda ha ah, tutto ordinato qui nella testolina e adesso poi tra l'altro sta nascendo un, uno strano collegamento tra questa cosa che sta accadendo qui con Bucking e la stessa che abbiamo a Egghead ecco questo collegamento lo ammetto non me lo aspettavo eh, però diciamo che Weevil ritornasse per collegarsi a Marco però adesso vogliamo le mazzate Weevil contro Marco Voglia bacchina niente meno Ryokugyu mi sono perso qualche pagina torno indietro non mi sono perso qualche pagina vado avanti No, Ryoku più. allora aspetta niente meno che l'ammiraglio Ryoku che non si è fatto problemi a catturarlo. Beh, qui l'unica cosa buona perlomeno che avevo detto nell'amaro in cui facevo i top e i flop di One Piece che Ryoku per me è stato uno dei flop del 2022. Ho detto: magari nel 2023. Ci, ci si riprende un pochettino rioca, vabbè. sono stata io a portare quei Weevil Ridatemelo e datemi anche l'eredità di Newgate Abbiamo, penso che abbiate tutti capito cos'è il tesoro di Barba Bianca no? il quarto Rod Griff secondo me ex membro dei pirati di Rox a ah, questa ex, quell'altra non era eh? autoproclamata scienziata piratessa del Maz, Miss Bucking vero nome Miss Bucking Astesi vabbè dai vabbè questa qui l'avevamo tutti capito quindi lei è la è lei del clone. Ah c'è anche un piccolo flashback messo qui sotto, molto bello come è disegnato questo flashback integrato nella vignetta. Mamma. Quindi Ryokugyu, vabbè ci sta che è un imperatore più forte di un flottaro, finisce qui il capitolo. Il capitolo 1073 fine. La pubblicazione sarà sospesa per il prossimo, nuove. E che Pal, oh. Imprigionato per aver protetto il paese natale del padre! Povero figliolo mio e di Newgate! <ride> eh, grazie davvero, avete protetto il villaggio. Marco, che se la mette un po' così. Marco, stai mettendo in dubbio anche tu il legame di sangue tra cui e barba bianca? Ma sai che io in realtà inizio a crederci. So bene chi può provarlo è il dottor Vega Panco! E quindi abbiamo il collegamento tra le due cose, praticamente tutto si sta incrociando. Ecco perché Sphinx è stata messa all'interno di questa saga. Bel capitolo, ma quante cazzo di pagine erano? Eh, scusate, ma senza pango una doppia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dove inizia Sphinx, 10, dove inizia il flashback, 11, 12, 13... 13 pagine ma che cazzo di capitolo è 13 pagine 13 pagine ma che è? senza una doppia ma hanno saltato qualcosa ma chi è sta gente saluta Giorgio Caroto? ma va a fangu la mamma gira pagina vai avanti oh mio dio Ah ma continua. Eh, eh, è uscita la cosa fine, che cazzo ne sapevo io? Oh, continua, a meno male, a meno un po' di soddisfazione ogni tanto, che almeno 14, 15, 16, 17, 24, 30.000 pace. Signor Chizaro, oh Charo, ma chissà sta. Sta Egghead, suppongo. Signor Chizaro, il Wagashi che ha chiesto. Wakashi, dolci tradizionali giapponesi, servito solamente con il tè. Ok. Avete controllato che non sia stato avvelenato? E la certo, lo porto io. stato indietro. Comunque, ragazzi, due ammiragli, Ryoko che cattura Weevil. E adesso finalmente torna. Marina e governo. me coglioni. Mi dica, con chi sta parlando io? Hai mai incontrato il dottor Vega? Allora, come era Peter Griffin Momento, 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 Allora, allora, che stava andando a Egghead, tutti, ah, ma questa saga delle nuove Sabbà odi perché arriva Chisaro, si sta prendendo un tè. Nelle acque si suppone a largo di Egghead, insieme un tranquillo tè, tra l'altro, prima ha controllato che non fosse appena con uno dei Gorosei, che per la prima volta ne vediamo uno da solo. Così almeno che dice di aver incontrato il dottor Vegapunk una sola volta tanto tempo fa. Che peccato, pensare a come si sono messe le cose, cioè che debbono ucciderlo. La più alta autorità fa la sua mossa, ma quello che mi stupisce è che è un membro dei cinque assi di saggezza, massima autorità governativa, sì, vabbè, uno del governo, san J. Garcia Saturn. Quindi, innanzitutto, san, cioè è un drago celeste. Correggetemi se, se, se sbaglio, è un drago celeste, un attimo che... Ma soprattutto Saturn. Mm e quindi dicono se esistono anche quando non sono tutti insieme vabbè si vede a strike perché cosa è successo ah il crackorz che di solito blocca le persone vabbè ragazzi queste sono persone hanno andate in retta un, un po' di ban un po' di persone a casa beh ma questo però mi fa capire quanto io sia importante il fatto che ci sono persone che vengono qui a, a rompere le palle cioè si creano gli account apposta e Weevil aveva ragione, sta che nell'email link non, non l'ho messo sul forum. Comunque, Buonasera, Stava l'astro era l'unico con un grado di autorità per i Serafim. Sì, allora probabilmente. ok, quello che dice, vabbè, abbiamo capito eh, quello che dice il nostro amico qui. Non so chi sia Giorgio Carota, ragazzi, sono un pezzo grosso della community. cercate di capire, cioè, è normale che. Ehm, no, in mongolo sono bravissime persone mongoli, eh, ecco, quello che mi piace è che mh, sin da subito avete intuito il motivo perché cui se lo sono portato dietro, suppongo che se lo sono portati solo per dare ordine a Serafi Su questo c'è da dire una cosa. Quando io più volte ribadivo gli ultimi commenti, ma perché Odo ogni volta ci tiene sempre a ricordarci sta cazzo di graduatoria, che i Corosei sono davanti anche a Vegapunk stesso, ma perché? Ma perché? Però era stato anche detto che i corosai non possono dare l'ordine. <ride> diciamo che effettivamente mettendo insieme le cose ci poteva anche stare, no? Che, che diciamo, eh, come dire, ci poteva arrivare a questa cosa. Ma chi è il buon Lucio Vanzina? Vabbè, però non pensavo di essere così importante onestamente. Se Ragiona la pagina, vabbè. Pensavo che erano arrivati tutti questi purificazioni, Lucio Crepa. <ride> non si riesce a banare, giusto? Ma io avevo messo come... Mh, brave persone, però non li piacciono modo, giusto? Comunque avevo messo come... Come si chiama? Uh, moderatore? Craycorps, eh? uh, c'era anche qualcun altro come moderatore. Comunque, c'è una cosa che devo farvi vedere. No, è molto importante, preparatevi perché adesso vi faccio vedere una roba che in questo capitolo qui ragazzi è pazzesco. Cioè io adesso guardate cosa, cosa, cosa inquadro nella mia eh, io inquadro questo, ok? Guardate bene questa roba qui, perché mi è venuto in mente una cosa. Guardate bene qui e guardate bene cosa vi faccio vedere adesso, perché qui sta partendo una delle più importanti teorie del mondo di One Piece. Aspetta, ce l'ho. No, eh? Eccolo qui. Questo è uno dei cinque assi di saggezza. Questa roba, questa roba qui, soprattutto con un gioco a caso, ovviamente potevo io non avere Tom Bride. cioè, secondo voi era mai possibile che io non avevo Tom Bride. Comunque, vabbè, ehm, eh, questa è tanta roba comunque a parte questo che volevo dire era no, 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 una battuta così per eh, la poso qui non rompiamola e quindi lo no, avevo io in sega eh beh tanta roba comunque è eh, un attimino che è arrivato pure Ettore Maionchi comunque lo no, avevo in sega eh, sì, tu avevi in sega forse anche in un altro senso era l'età l'età in cui tutti noi avevamo molto a che fare con sé. comunque a parte queste battute Saturn ma a parte gli scherzi perché Saturn? Saturn, uno dei pianeti del sistema solare. Aspetta, mi viene in mente una cosa. Vi ricordate? Vi ricordate quel, quel personaggio che era comparso tempo fa nella community, ma a parte. Di scherzo, mm. Che aveva fatto una teoria. C'era un personaggio che aveva fatto una teoria tempo fa. <ride> Dove le tre armi ancestrali. Erano Urano, Nettuno, quindi Poseidone e Plutone, gli ultimi tre pianeti del Sistema Solare, se i Corosei sono cinque, Saturno, Giove, Marte, lasciamo stare a Terra, Venere e Mercurio. Beh gli altri astri eh beh ci siamo capiti caro ispanico ci siamo capiti gli altri astri uh, 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 la terra va esclusa in questa storia perché la terra è Im, quindi secondo me c'è il discorso della terra invece il discorso del mare il discorso un attimo che vi sposto a sinistra perché mi dà fastidio dover leggere i vostri messaggi girando la testa di qua ok quindi per quanto riguarda il discorso io direi che però così non sembrano troppo le Sailor Moon in questo caso però e il sole aspetta eh, Bobby Valentin attenta Bobby Valentin credo che sia una femmina Valentin eh, dovrebbe essere Bob, eh, il sole è Nika secondo me la luna se io devo andare a cercare un personaggio che da piccolino guardava verso la luna chi è? Allora, Teach è In, quindi la luna, In, in inteso di In e Young. Rufi è il sole, eh? Mio dio, ragazzi. No, Poseidon, scusa, Poseidon, è, dai, è, il Poseidon è, è, è il Nettuno. Cioè, le tre armi ancestrali sono gli ultimi tre pianeti, Urano, po, eh, Nettuno e Plutone. Ma ragazzi, io sta roba la vado dicendo però da una mera di tempo, eh, però. Quindi Tic è la luna, Rufi è, è il sole, um, Im a sto punto qui dovrebbe rappresentare poi il mare della Terra stessa, quindi stiamo parlando di sta roba qui, eh, allora è tanto interessante, diventa sto fatto. Saturno, Uranus, Plutone, Strike fa strano. Perché fa strano? Scusa, allora, eh, tu devi però differenziare le tre armi ancestrali dai cinque eh, corosè. Scusa cioè io la metterei anche un po' così eh, onestamente Oda è fissato con l'astronomia allora in realtà questa teoria io l'avevo fatta a suo tempo quando eh, mi ritrovavo eh, a fare una teoria in realtà non tanto sui pianeti eccetera ma sul fatto di cioè tutto era nato del perché proprio gli 800 anni di differenza tra Im, Nica, eccetera eccetera qui era mh, lì era nata un po' la teoria e onestamente avevo trovato una cosa che poi vi avevo come andare qua a teoria? Ah, ce c'era con il tizio della carota di Ma questo. Ragazzi, eh, capita. Ci sono persone scassacate, <ride> scassacate È una ragazza, altrimenti non farete. Ma sì, sarà qualcuno che ama gli altri canali. Viene qui a oppure sono persone che offendono. Comunque, perché io a me capito spesso di offendere persone. Um, quindi la teoria si basava sul fatto che... Ma la devo riprendere domani, devo vedere un attimino di, di fare un po' un collegamento a questa cosa. Se vi ricordate, eh, si basava sul fatto che Giove e Saturno in allineamento con gli altri pianeti hanno... Allora, Giove e Saturno si riallineano ogni vent'anni circa, però c'è un ciclo particolare di cui parlava anche Kepler, eccetera, e che ovviamente, come potete ben immaginare, è legato benissimo a... a motivi uh, storici nel senso che poi tutti gli, gli astrologi di un tempo facevano tutte le loro teorie tipo quando è nato Gesù eccetera eccetera ogni volta eh, i grandi cicli ogni 800 anni ogni 700 qualcosa diciamo più o meno sugli 800 anni ogni 800 anni c'è questo ciclo particolare Giove Saturno quindi ragazzi cari è ottimo aspettare chi scivola che l'altro cara ci la viene One Piece è eh, sì, c'è un ciclo di 800 anni. Va bene, Patrick Mancuso, ma dai, però, questo tiro io, io li faccio sul canale da parecchio tempo. Poi non fate in modo che arriva qualcuno che le fa su un altro canale e dite che quello è un genio, quando, cioè, per cortesia, è da un pezzo che dicevo. cosa cioè, praticamente, eh, mh, sì, ripilogando, Giove e Saturno hanno un tipo di allenamento particolare con la Terra. Che accade, hanno eh, un ciclo di 800 anni, ma soprattutto è, è astrologicamente famoso. Sempre che Plero l'avevano dato, se ne parlava quando è nato Gesù, quando è nato. Um, dopo 800 anni, cosa? Carlo Magno, quando è nato Carlo Magno, eh, al ciclo di 800 anni, è molto importante nell'astrologia l'allineamento Giove-Saturno insieme appunto ad altri pianeti del sistema solare che un allineamento particolare. E avevo anche detto una cosa: ora mi sta venendo in mente tutta la teoria, che avevo fatto tutte le ricerche, l'avevo messa però in un video commento, quella roba lì che um, Oda aveva iniziato a fare One Piece proprio nel periodo in cui partivano le sonde Voyager, una notizia che aveva ovviamente cambiato il mondo intero, proprio il nostro mondo, tutti stavano lì a guardare le Voyager. Um, e una cosa interessante, Paolo Fox, no, da, uh, una cosa interessante è che le Voyager sono state lanciate in quel momento storico proprio perché i pianeti esterni del Sistema Solare erano tutti ben allineati, consentendo alle nostre sonde appunto di, poter, uh, di potersi muovere nella maniera giusta, sfruttando la fionda gravitazionale, eccetera, eccetera. Mi ricordo tutto Oh, o meno male, c'è qualcuno che remembera queste cose. E beh, allora mettiti nei miei panni, Uber, 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 youtuber coloso cerca di capire che quando vedo che il, il, finalmente viene presentato il nome di uno degli assi di saggezza e si chiama Saturno, oltre a farmi piacere per il Sega Saturn, mi fa molto piacere, onestamente, anche per un altro motivo, cioè proprio per il fatto che diamine forse forse quella teoria dei pianeti perché poi capito questa cosa partiva no 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 la Voyager di Giacobbo no 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 no, no. Giacobbo Giacobbo è, diciamo tipo l'Adam Cadmon, la Luna è una falce come nel coso lì coincidenze sì coincidenze sì caro Giacobbo sono coincidenze no no io parlavo di cose così perché tutto torna anche la sfiga, soprattutto, quella torna. La figa no, quella chissà perché non torna. Però, tornando a noi, ehm, eh, che stavo a dire? Scusate, mi, la, la mia sfigaggine mi ha, mi ha distratto un attimo. Eh, ah sì, stavo dicendo. E quindi, eh, questa teoria era nata proprio da fatto, capito? Che ragionavo? Urano e Plutone. Plutone e Urano. Urano e Plutone. Poi c'è Nettuno, però Nettuno... Pose, 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 ma non è Nettuno. Urano, Urano, Nettuno è Poseidono. porca puttana, Sui tre pianeti esterni del sistema solare. Ah, eh, se qualcuno di voi volesse fare... Eh, come si chiama il video? Era un video commento. Era un video commento in cui facevo questa teoria. Devo andare a riprendere tutta. Eh, pff, vabbè, la, la riprenderò. Dai, la cercherò domani. Vi faccio sapere il nome esatto del, della teoria. Era quel periodo in cui avevo fatto due video di fila dove Ruffi era il protagonista prescelto. E Rufy non era il protagonista prescelto. Quindi doveva essere, secondo me, il periodo in cui si combatteva, forse Joy ehm... <ride> yeah, but... eh, come cazzo si chiama? Vusvu -Wu e Jimbei. Forse era quel periodo, vabbè, ma comunque me lo cerco io, non preoccupatevi. C'è tranquilli. Che c'è, non mi invento balle di aver fatto un video che non esiste, eh, si sta allineando sempre di più all'astrofilosofo ma questo era ovvio. Anche il nome torna a 5 astri di saggezza. Anche se poi in inglese erano five elders, i cinque anzianoni, però sì, metti il link nel video con me, eh, ragazzi, devo cercarlo, intorno al capitolo 970. Io vi posso solo dire che, cioè, no, non sono così stupido da, da, da dire che ho fatto un video che non ho vero. Cioè, se voi ricordo, bello il video sui pianeti. Beh, ma qualcuno penso che può confermare di aver fatto questo video, e mi fa molto piacere vedere che se, se mettiamo sempre un grande se, i pianeti del sistema solare interni, tranne la Terra, lasciamola stare, vi prego, lasciamo stare il nostro pianeta e la nostra Luna e il nostro Sole. Se escludiamo Sole, Luna, Amaterasu Tsukuyomi, ok, abbiamo capito, e la Terra stessa, che comunque ha la sua identità. Io lo ricordo meno male. E effettivamente gli altri cinque pianeti potrebbero essere, appunto, Saint Mercury, che poi secondo me il suo nome è Saint G. Garcia. Poi, no, magari, Saturn diventa il soprannome perché lui è il Saturno della cosa. oddio oh, gli ha voluto fare anche un po' gli anelli intorno, così. No, vabbè, questa è una, una cazzata. Eh, tra l'altro, facesse una teoria cinica e un'altra anzomma. E eh, eh, a parecchi piaceva molto più quella cinica che quella anzomma. proprio <ride> no, perché quella anzomma era quella in cui Rufio era praticamente il prescelto e a tanti sta cosa non piaceva, eccetera. E quindi, tra l'altro, la sega... No quella che vi faccio io Quella che fate voi mentali Ma proprio la... Avevamo deciso di chiamare Tutte le console Con i nomi dei pianeti Non so se sapete questa cosa E questa è l'unica console Che ha mantenuto il nome Cioè quando lavoravo sul prototipo Capito? Quando lavoravo sul prototipo Di una nuova console Gli un il nome di un pianeta Ad esempio c'era il Sega Mercury Che se ricordo bene Mercury era il nome in codice Di quella là Che voi avete già visto Cos'è quella, vero? Andiamo a prendere il Sega Mercury Sì, sì, è questo. Sì, questo è il, codice, il nome in codice del Sega Mercury. tada il mitico Game Gear, quanto è bello. Mio Dio, 6 pile, durava 3 ore. <ride> che spettacolo! 6 pile, tre ore. Mio Dio, quante bestemi. Comunque, detto questo, salutiamo anche il Game Gear che è Mercury. E attenzione. Se Oda si dovesse rifare, se Oda si dovesse rifare alle console, se è arrivato prima il Saturn e poi arriva il Mercury, significa che il prossimo Corosa che compare è questo qui, il Mercury. Preparatevi il prossimo Corosa ci sarebbe un'altra console che invece fu l'unica che non ebbe il prototipo ma, ma, ma a parte di vi sto dicendo questo perché si collega a One Piece, c'è un'altra console che non ha avuto il nome di un prototipo, cioè, nel prototipo non ha avuto il nome di un pianeta ma il nome di una spada il progetto si chiamava Katana e quindi, e questo è Game Gear Fifth, esatto da tutte queste serie che mi perdo, esatto e si chiamava Katana del Dreamcast che quando si parla di Dreamcast bisogna sempre alzare le mani perché è stata la più bella console mai creata. Comunque, vabbè, a parte le teorie sulla Sega, o meglio, a parte le seghe mentali sulla Sega, che riferito, cioè, comunque, quello di Gandhi è Marte. Sarebbe bellissimo. Se Gandhi, uomo di pace, si dovesse collegare al pianeta Marte. Effettivamente, hai pienamente ragione sarebbe bellissimo se il tizio di Iniziamo allora, a, a piazza i pianeti allora il Gorosei biondo per qualche motivo potrebbe essere Mercury perché Mercurio uno vede sempre il pianeta così più cioè, Venere dai il più bello dei Gorosei è Venere? Venus allora, Venus se dovessi pensare a... allora partiamo da Saturn perché lui è Saturn? Ehm... boh cioè onestamente vedo una persona in stile africana con i cristiani sono neanche tre sono i rasta cosa avrebbe in comune con saturno? Mm. saturno è il pianeta più leggero del sistema solare si trova a circa 3 km di distanza dal sole mi pare sì uh, saturno ha la caratteristica che il polo nord di saturno ha una, 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 una tempesta che ha una pre precisa forma esagonale non vedo, non, non ha gli anelli. Sarebbe stato bello se avesse avuto gli anelli: Ane, anelli ovunque. Diceva, anelli di Saturno, roba. no, perché lui, lui è Saturno? Da cosa dipende il fatto che lui è Saturno? C'ha ha la testa rotonda e i capelli che sembrano girargli intorno, tipo anelli. Perché lui è Saturno? Boh, a meno che non è la carica più alta. Inteso tra i Gorosei è il principale perché Saturno è il pianeta più lontano fra questi, quindi quello più vicino in ordine di altezza anche. L'asto di saggezza a Marte deve essere il baffone basso e grosso. Ah, il Gorbachev praticamente, dici quello lì? Dai, che cazzo, è chiaro che quello è riferito a Gorbachev. Poi in ordine d'altezza, a meno che Jupiter potrebbe essere in io in realtà avevo pensato, allora devo essere onesto su certe robe, devo essere onesto. Nella mia teoria, Urano, eh, Nettuno e Plutone, le tre armi ancestrali, vi confesso che non avevo pensato ai cinque restanti pianeti come i Gorosei, Lo devo dire, in quella teoria avevo detto che Giove e Saturno, che erano appunto i due pianeti che si allineano e poi a 800 anni fanno una rivoluzione gigantesca, la rivoluzione massima. Di cui parlava già Ghepero, quella degli 800 anni, quindi sarebbero dovuti essere Rufi e Im. Rufi era Giove e Im era Saturno. L'avevo pensata così, devo essere onesto, devo dire quello e quello. Quindi la teoria comunque è sbagliata in sé. Riferimento ai pianeti, ok, ma la teoria in sé è, è, è sbagliata. Però, se adesso per, è anche perché, ah, e poi avevo messo Marshall, quindi Marte, perché Marte in inglese è marziale, si dice Marshall, e quindi doveva essere Teach marte a questo punto poi uno poteva andare a pensare che vivi era so, venere eccetera eccetera e quindi magari mancavano altri pianeti eccetera eccetera ok mentre invece a quanto pare no a questo punto sarebbe molto meglio proprio per evitare che la terra rimanesse fuori iniziare a pensare in un'altra maniera in me la terra stessa quindi è la persona che a che fare con il mare, quel discorso sul mare, la terra, la natura? La natura la terra. Ecco perché Im, ad esempio, c'ha sempre le farfalline che gli vanno sulla mano perché lui praticamente è la terra, madre natura. Im è madre natura, e, no, quello che, quello è colui che protegge il pianeta. Im è la divinità protettrice del pianeta, quindi vorrebbe essere visto. Im è la terra stessa. Rufi è il sole. Teach è la Luna, che poi insieme fanno in e Yang, così per far felice anche i giapponesi. I cinque assi di saggezza sono i cinque pianeti restanti, e quindi Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Saturno ce l'abbiamo, rimangono gli altri quattro corosai, e le tre armi ancestrali. Teoricamente, in questa maniera si potrebbe vagamente fare un pianeta con la D o il simbolo di No, al momento non mi viene in mente nulla, un pianeta D. Vabbè, comunque Marshall D. Teach, è Marte, Im e la Luna. Eh. Allora, se Im e la Luna ci potrebbe stare come riferimento al fatto dei Lunariani, certamente. Quindi Im con la sua razza vengono tutti dalla Luna, bisognerebbe anche capire così. Ah, e questo è comunque poi cambiando un attimino, lasciando un attimo la teoria dell'allineamento, eccetera, ma sti Gorosei sono forti? Sanno combattere? Beh, questa è una domanda, ad esempio, qui viene fatto vedere nel capitolo che quando Chizaru gli offre del cibo deve controllare che non sia avvelenato può essere un segno di rispetto così come potrebbe però anche essere un segno di debolezza cioè se lui è forte quindi voi già state pensando probabilmente a una di quelle forze tipo Kaido leva di proprio questo è fortissimo se lui fosse così forte avrebbe come minimo laghi della percezione stile Katakuri quindi riuscirebbe a capire in anticipo se è avvelenato meno ehm, secondo me no secondo me non sono forti gli astri di saggezza sono Appunto dei draghi celesti. Che ecco questo non me l'aspettavo che fossero draghi celesti, però, evidentemente sono tra i più importanti. Però, ragazzi, ma posso dire una roba: se i Gorosei sono draghi celesti, quindi comunque sono saint anche loro e poi soprattutto non servirebbe chiusaro se fossero forti. Appunto. Ma se questi qui sono draghi celesti, e Caino li ha camati le capie dei draghi celesti, ma comunque si inchinano dinanzi a him. Ragazzi, ma Immo quanto cazzo è forte, cioè, come, cioè, no? Forte sempre a livello di forza, ma forte come autorità. Cioè, diamine, questi sono draghi celesti lo stesso. Quindi, essendo anche governati, sono al di sopra degli altri draghi celesti, e nonostante questo si inchinano dinanzi a Immo, cioè, ma Immo. Qua... Ma poi si non è che lo rispettano tipo come Garp, risp... Garp non rispetta nessuno, come un viceammiraglio normale può rispettare eh, un Chisaro. No, questo praticamente si inchidono. Cioè, IM, cioè, mio Dio, cioè, ma quanto è su IM? Comunque, il bastone per camminare non saranno forti, hanno cicatrici da combattimento. Eh, Sono messi un po' qui un po' lì. Cicatrici da combattimento potrebbero anche essere cicatrici di quando erano piccoli, che magari hanno subito un'antica guerra. Ad esempio, potrebbe essere una cicatrice che ad esempio, la butto lì, si è procurato quando ci fu l'attacco del grande gigante a Marigio. Potrebbe essere un attacco che è stato fatto a Marigio. Attenzione, avere cicatrici non significa essere forte. Eh. Può essere anche semplicemente che è una cosa che è accaduta. In medio politico e religioso, beh, che abbia poteri e tutti li hanno poteri, però diamine, questi qui, oh ragazzi, però è incredibile: stanno entrando in scena anche i loro sei, cioè veramente sta finendo il manga, eh. No, perché fino a due anni fa, due o tre anni fa, stavamo qui a dirci, eh, ma deve ancora comparire Vegapunk, Dragon deve ancora entrare in scena, Shang si è ancora fermo. Cioè, diamine, adesso c'è Titch che sta iniziando a combattere tanto. Boangok adesso Lo e così via. Shanghai sta andando a prendersi One Piece. Questi i Gorosei che adesso un po' alla volta inizieremo a conoscerli tutti. Eh, eh, secondo me, la prossima volta che verranno inquadrati i quattro Gorosei restanti, secondo me Oda finalmente ci piacerà anche i loro nomi. Tutti e quattro assieme ce li spara tutti e quattro. Perché questo mo' accelera. Eh sì, ragazzi, secondo me sono forti, ma ci può stare. Allora, però attenzione. Crossover con Sailor Moon bellissima. Allora, però attenzione a una cosa. Abbiamo detto che Oda stava ripetendo troppe volte il discorso del chip d'autorità. Sopra Vegapunk c'è solo un astro di saggezza, con tanto di postilla, regola finale che i draghi di saggezza possono dare ordini ma non per l'umacofono, devono essere presenti sul posto. Questo è andato lì per quel motivo. Perché ha scelto proprio lui e non un altro? Allora c'è una cosa che in tante avevano notato, certamente non è strike a dirlo il giovedì sera di, di, un, di un gennaio qualunque, perché ho detto dicembre, non lo so. Um, è che praticamente i Gorosei hanno tutti un aspetto. Che vagamente potrebbe ricordare una parte del mondo, un continente, un qualcosa. Ad esempio, il gorosei biondo, it's classic American. Yes, o yes, man, classico americano. Quello lì con tanto di barbetta bionda, il Gorbaciov dovrebbe essere rappresentante di una grande potenza, diciamo, europea. Il Gandhi dovrebbe essere quindi a che fare con l'India. Mettiamola lì. Non c'è un gorosei cinese. Questo qui. Tutti il rispetto, però se c'ha le trecine potrebbe essere il Gorosei africano, eh, che manca quello sudamericano? Suppongo di sì, il Gorosei sudamericano dovrebbe mancare. Ecco, quindi praticamente dovrebbero essere visti un po' come i cinque cerchi delle Olimpiadi, cioè ogni cerchio dovrebbe rappresentare un continente. Ergo, in One Piece abbiamo non cinque continenti, ma abbiamo i cinque mari, mare del nord, mare sud, est, ovest e la Grand Ora perché è andato proprio questo qui e non è andato un altro? Probabilmente perché lui sta andando in un'isola che appartiene al suo mare di competenza se si fosse dovuto se avesse se si fosse se, 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 se avesse dovuto avete capito cosa voglio dire con il verbo grammaticale giusto andare Uh, se avesse dovuto andare, non era tanto difficile, um, in, uh, in un'isola del mare del nord si portava presso l'altro, può essere anche questo. Esattamente, uno dovrebbe essere sudamericano, o australiano, sì, diciamo quel continente lì che poi guarda quanto ci azzecca il discorso Pangea. Pangea, che è il nome no, del palazzo centrale, perché una volta i continenti erano tutti attaccati. Quindi l'idea dei cinque Gorosei è anche di quelli che vogliono tenere uniti i cinque continenti, che poi teoricamente è un'idea di pace in fondo. Ecco, sui cerchi dell'Olimpia di Caro D'Trulle, io me l'ho detto, ma poi mi pare di aver letto più volte che era soltanto una leggenda metropolitana, non era vero che i cinque cerchi rappresentavano i cinque continenti, però vabbè, in molti lo dicono, continuano a dirgli, credi che la URI retroceda? Eh, vabbè, credo di no. Sarebbe un po' eccessivo, però ormai io della giustizia, giustizia mi fido poco. I coroselo sanno che là c'è Rufi? Sì, assolutamente un solo ammiraglio come scorta in un posto in cui c'è un imperatore. Tra l'altro dovrebbero andare lì pur sapendo che. Uh c'è Rob Lucci stessi e Kaku. adesso che io lo dico a questi che in realtà anche la CP0 è stata sconfitta cioè Kisaru è praticamente da solo lui e quelle navi però avete visto quanto valgono delle navi della marina se non c'è uno forte sopra cioè Weevil da solo ha fatto fuori tutti quindi l'autorità degli Astrici è sempre sembrata assoluta seconda solo a D.M.U potrebbero essere forti ma credo che Oda voglia solo sgretolare il concetto di intoccabilità proprio come fece alle Sabahodi Praticamente eh, sì ci sta per Luigi, assolutamente. E noi dobbiamo stare attenti a non fare, secondo me, troppo, come vedo che qualcuno fa, il discorso che questi sono importanti e comandano perché sono forti. Cioè, perché allora se messa così significa che i draghi celesti fanno, farebbero il culo a tutti, solo per questo sono rispettati. Quando invece sappiamo che Juan Carlos si è preso un pugno da Rufi senza neanche dire buongiorno e buonasera. Quindi, non è detto, sono personaggi forse solo rispettati. Eh, come si è fatto la cicatrice? Qualcuno prima l'aveva detto in una teoria, scusate, eccola qui, dice l'attacco di Fisher Tiger. Quando Fisher Tiger è andato lì ha attaccato un po' tutti e, ed è successo. Pensate che ultimamente è arrivato Sabo, che ha fatto esplodere una stele che rappresentava la zampa di Drago. La zampa di Drago, poi in realtà simbolo no, dei corosei, o meglio scusa, dei draghi celesti, eccetera, eccetera, che secondo me è anche il simbolo di questo periodo storico. Ah, un'altra cosa di quella teoria, avevo dimenticato un'altra cosa di quella teoria, che se parliamo di ere geologiche, i cosiddetti eoni, si chiamano proprio eoni, scritto così, insieme a Rio ci sono anche gli eoni, e all'interno di quella teoria abbiamo anche detto che ogni, gli eoni sono le varie ere. Eh, perché come nel calendario cinese c'è cioè l'era del coso, l'era del drago, l'era del cane, l'era della scimmia eccetera eccetera teoricamente adesso può essere che siamo nell'era del gallo perché il simbolo dei Gorosei è una zampa tipo di gallina perché dopo quella lì viene l'era della scimmia, quindi monkey mentre prima veniva l'era del bue, ox e infatti avevo detto che in One Piece vi è ancora la ox la campana Ox, che è quella che segna Rufi, che suona Rufi proprio per segnare l'inizio di una nuova era. Cioè, Avevo fatto una serie di collegamenti fatti un po' così. La maggior parte, al 99%, alla cazzo di cane. Sempre meglio del discorso di Diras. Ci siamo capiti, però comunque eh, ci sta, ci sta, è divertente anche questo. Gli assi di agenza non sono forti in combattimento, ma sono potenti o come famiglia o diplomaticamente. Dialogano con i quattro imperatori senza combattere, ma è probabile che questi qui sono semplicemente dei. Cioè, semplicemente dei draghi celesti che vuoi per la cultura, vuoi perché sono espressamente selezionati tra di loro. cioè, tra i draghi celesti vanno a selezionare cinque di questi che appunto possono poi comandare, quindi fanno degli studi particolari, delle cose così, eccetera. E poi fra questi c'è qualcuno che poi viene elevato. C'è tanto, io vedo tanta religiosità comunque dietro tutta questa storia. Im, Draghi Celesti, Rosei, Saint, Santità eccetera vedo tanta religiosità probabilmente anche Im è quel classico personaggio che tutti stavano aspettando il bambino che tutti volevano nato in quel luogo magico se co come racconta il mito io lo vedo così alla fine la nascita di Im mi faccio vedere sarà una di quelle cose no? Quell'evento storico perché sarebbe nato un giorno dopo tot centinaia di anni un bambino che avrebbe portato la nuova era, il mantenimento della pace e già appena nato, l'hanno subito piazzato sul trono per dire: Ok, lui è quello che stavamo aspettando. Il bambino. D'oro, cosa ne pensi di Cavara? Madonna santa, ce lo fossimo presi noi Cavara invece di sprecare soldi con altri migliori, però abbiamo deciso. Quindi sono felice lo stesso. Stereo eh, che non ci sono i tre ammiragli e mezza Marina. a Scortarlo è strano. Ma ha sempre sottolineato la loro assoluta importanza. Eh. Probabilmente, non sappiamo eh, quante navi ancora della Marina. Io ce l'ho qui l'ultima pagina, vedo una nave della Marina, una nave del governo, un'altra nave della Marina dall'altra parte, un'altra nave ancora della Marina, cioè, oh, può essere pure che tipo questo tizio è scortato da centinaia di navi della Marina, più Chisaro, più, cioè, oh, calmi, non sappiamo, cioè, non, non diciamo già che l'hanno mandato lì solo con Chisaro a braccetto, tutti e due, fa... cioè, può essere pure che in realtà si è portato dietro un bel po' di navi ci saranno vari ammiragli. C'è anche la possibilità di un buster call, probabilmente. In più, comunque, questo qui adesso dall'ordine ai serafim, quindi utilizzano 5, 6, 7 serafim a disposizione. Oh. Cioè, non è che... Eh, capito? Certamente è una di quelle persone che per... Uh... Per, per, anche per, solo per farlo scendere dalla nave ci saranno tutta una serie di persone che rischieranno la loro vita per, per salvare la sua incolumità. Cioè io non credo che in questa saga possa accadere qualcuno al, al Saint Saturn, J. Garcia. <ride> J. Garcia, mi piace, no. cioè, E poi appunto ha dato quello con Chisaro, ma andare in giro con Chisaro è, 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 non è roba da poco. Qualcuno ci lascia le penne su Eggo Headdo. Beh, ad esempio mi verrebbe da chiedermi che tipo di punizione riceverà Rob Lucci. Cioè, se Vsv, per essersi fatto scappare, il frutto del diavolo, eh, alla fine è andata in galera lì da piccolino, andrà al CP9, non so, mi verrebbe da pensare a questa cosa. Certo, ecco una cosa interessante: se è vero quello che aveva detto Rob Lucci, se è vero, effettivamente... La, la marina già, aveva già inviato varie navi a Egghead, CP4, CPC, nessuna di quelle è tornata indietro. Per cui, effettivamente, per muovere poi un Gorosei ce ne vuole, devono essere molto sicuri. Però, ragazzi, guardate che Chisaro è Chisaro, eh. Ne ha, di, ne ha di roba lì. Per i 5 assi, alcuni a me ti non sono forti, altri il contrario, vediamo. Io ho un problema all'interno di One Piece e che in tutta questa storia non riesco bene a capire come potrebbero combattere, cioè non riesco a immaginarmi la scena, io che sto qui in live insieme a tutti voi, prendo il capitolo, inizio a leggere e mi ritrovo, sai eh, Saturn che dice ok basta, andiamo. Inizia a si mette in posizione, messo magari con le mani così, oppure, che ne so, utilizzare il potere di un frutto, perché, cioè, se non usi il frutto come fai a vederlo combattere questo? Ma però, proprio graficamente parlando, cioè, il budget Gorosei Gorbachev, dai, che cazzo combatte quel coso lì, che è un tappetto minuscolo, ciccione, cioè, non è alla Weeble, che si pompa tipo il giro della tartella, eh, non riesco a immaginarmi sta scelta, e poi chi è che dovrebbe affrontarlo, Rufi? Marco Rufi abbiamo già visto che ormai lui ha come potere principale Gear Fifth. Ma tutti i combattimenti in Gear Fifth tendono poi a diciamo così umiliare per certi aspetti l'avversario. Allora adesso dovrei vedermi Rufi che mi affronta San Saturn, gli va lì, gli prende la boccuccia, se la muove così, gli mette la mano, gli tira la lingua, capite San Saturn. Mm, nah, dai. Cioè sarebbe simpatico, divertente, facciamolo come sketch. Però dai, ragazzi, ti sta scomparendo a me. Non ho il tanga io. Comunque sì, non ce la vedo personalmente. Quindi ci andrei piano a mettere questi che combattono. Cioè sono forti. E poi contro chi combattono? Se non combattono contro Luffy, contro chi dovrebbero combattere? Già Teach sarebbe un po' diverso. Oppure ad esempio potrebbero avere... Cioè queste sono quelle uniche persone che puoi farle combattere tipo gara in Naruto. Devono stare così, ferme con qualche potere magico intorno a loro una roba tipo telecinesi. cinesi ecco là ce lo vedrei un combattimento dove loro sono seduti su un trono messi in questa posizione così e magari riuscire a manovrare qualcosa oppure ad esempio già con l'aghi de, 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 del reconquistatore ecco che è già lì un po' una posizione tipo Shanks, questi seduti ti fanno partire là, chiedere con quest'autore e tu che svieni ai loro piedi. Ecco già questa, dai, ci può stare. Sarebbe l'unico modo in cui riuscire a vederli combattere. Pure il pannolone, altro che combattere, ma infatti. Io... Ripeto, poi oltre a un discorso soltanto di teorie in base a One Piece, bisognerebbe fare un discorso anche grafico. Perché non dobbiamo mai dimenticare che Oda, se disegna certe cose, le fa perché le vuole fare. Tipo quando lui ha detto: Ho fatto il manga di Riuma perché volevo disegnare un samurai che tagliava in due un drago su una doppia pagina. Cazzo, l'ha fatto, e dopo gli è venuto di nuovo la voglia e l'ha rifatto a Pancasarte con Zoro e, quindi, e poi. Ah! Il clone, questo è interessante. Il clone Qua è quasi mangiasato il clone. Visto che già anche l'altra volta si parlava di cloni, vi dico che mentre leggevo il capitolo, mi è venuto in mente una cosa. Su Bucking Questo personaggio ormai non è più un personaggio di passaggio, non è più una roba tipo la butto lì Capone Beghe. Sì, una bella supernova, simpatica. C'è il suo potere, tanto caruccio, si fa la sua bella storia e se ne va. Questo rischia di essere un personaggio che entra prepotentemente nella trama, e secondo me, in questo momento noi questa qui non ce la troviamo più dalle balle. Per tanto tempo, adesso addirittura è sdoppiato in due, un clone che se ne va con Vegapunk da una parte, Sciacca, eccetera, Vegapunk è scomparso. Caribou, caribou, segna, caribou. No, non avrebbe senso. Caribou, aspetta, caribou. Oddio, diciamo che Caribot, però, effettivamente, col potere del fango, già una volta stava rapendo uh, Poseidon. Quindi potrebbe effettivamente. Cosa Caribot? Caribot ha rapito. Caribò è l'uomo che ha bloccato la barriera, si è intrufolato e ha rapito Vegapunk. Caribor è stato lui a rapire Vegapunk. Ecco perché è scomparso. Mi son perso. E eh no, moti si è ritrovato. Anche, anche Vegapunk ha detto: Mi son perso. Secondo me, Caribò ha fatto. Vegapunk Punk non credo sia scomparso, solamente scomparso per i mughi, dato che Bonnie l'ha scosso. Eh, e lo so, cazzo è vero, Caribò. Bacchina ha rapito, Bacchini, ma Bacchini sta sull'isola con Marco. Come fa a girare bene, Bay? nemmeno. Se si stava combattendo con Roblu, eccetera, no? Se eh, si stava là è più forte di Caribò. Ma guardate che Vegapunk l'ultima volta che l'abbiamo visto, era un bambino. Cioè, a rapinare non ci mette niente, eh, Caribò. Anche perché la classica si sì, da sola alla Caribò. Jolly Bonny sta lì a guardare la, la cosa del padre. Beve capa, anche che è diventato un moccioso piccolino che non ce la fa manco a tenersi in piedi. E passa Caribò, se lo prende, se lo e se, se lo porta via. Potrebbe anche esserci questo. Eh, C'è il teletrasportato nel. Dal momento del tocco della zampa, ma quella non è la zampa di teletrasporto. Quella è una, è una stampa, è la zampa che, tiene, che tiene i ricordi. Hai letto i fake spoiler sul finale di One Piece? Sarebbe figo una live reaction. Un video dove li leggi, si sì, sono stati sponsorizzati dalla Diras, una ditta che produce mh, elettrodomestici. Le capanne sono entrate nella bolla di Cuba. Sono entrate nei ricordi di Dici che sono andate nella bolla, quindi in questo momento stanno vivendo un'esperienza tipo quella di Zoro. però ma che bello vedere Jolly Bonnie messa così. Bonnie, che succede? Nonni, tutta piena di sangue, fighissima come scena. Cioè, Zoro sposta di proprio Però, credo che lì siano solo ricordi. Quello lì di Zoro era proprio dolore. Cioè, lui ha estratto dal corpo di Luffy tutto il dolore del combattimento, ma non i ricordi. Lì invece ci sono i ricordi. Io penso che lì parte semplicemente. Il flashback importante con tanto di, di scene e io, nello scorso videocommento, avevo detto: Secondo me, alla fine Giulipone scopre che lei non è veramente la figlia biologica di Kuma. Tuttavia, Kuma l'ha adottata per fare una sorta di redenzione, per un errore, perché era cattivo, perché è stato costretto le solite robe, credo che possa andare a finire più o meno così. Poi Oda su questi flashback sapete benissimo che si inventa certe storie che mamma mia ragazzi. Quei marini perché volevano il tesoro di Barba Bianca? Per me il tesoro di Barba Bianca è il quarto road Pony Griff, è l'unico motivo. Il Gorasei è lì perché fisicamente può dare l'ordine a Serafim, Assolutamente sì, è stato specificato più volte, mi trovo perfettamente d'accordo con Mr. Dario BN. Non ci avevo, cioè lì per lì mi ha sorpreso, poi dopo quando già da subito mi hanno fatto notare questa cosa direi proprio di sì. Mi viene una domanda con chi sta lavorando Caribò, questa è una domanda che viene a tutti, visto che lui aveva detto devo dire questa cosa a quell'uomo, perché Oda, giustamente, certain man ci sta sempre bene, è quell'uomo. Eh, chi è? La maggior parte delle di persone dicono teach, la maggior parte... Eh, orientata al fatto che sai, dopo che si è preso Aukiji, praticamente si può prendere chiunque però potrebbe anche essere che diciamo sta lavorando in parte come spia per il governo così da guadagnare qualcosina a volte anche una semplice impunità può far comodo conosco il freno di One Piece trapelato in informazione di Deep web ora tutto ha un senso sì sì ma non ho letto quella roba tutto molto bello. Ti c'è l'o quando? Non lo so. St Stefano, ma un fruttato può mettersi un rossetto con una calmatolite o una razza stesi? No, lei è fruttata, secondo me lei è fruttata. Non credo che lei utilizzi mh, proprio il rossetto, cioè secondo me lei avrà qualcosa per tirar fuori la calmatolite e poi dopo utilizzi il rossetto. Ma ha problemi di sé perché dopo un po' dice errore 503, ma dove? Quale server? Chi? Cosa? Qua? Qui? Mi sta servendo di del Laki, Bravo. Caribò. Che ravisce vegan che Bonnie riporta da quella persona. Bonnie magari ha dovuto rapire solo perché era presente. Oppure Bonnie semplicemente è in questo momento bloccata dentro i ricordi del padre. Quindi, quando andranno lì troveranno Jolly Bonnie messa in un angolo, messa così tutta che piange. no Bonnie vieni e lei che oppure addirittura bloccata così. Sapete quelle persone che hanno lo shock e rimangono così ferme. Bonnie Bonnie. Tipo, tipo come si chiama Sheldon Cooper Sheldon Cooper tu, tu, tu. Penny Penny Penny, tipo Bonnie, Bonnie <ride> sarebbe bellissimo. Eh, altro che citazione. Penso uno, tutti gli altri coroselli si ritrova davanti a Shanks con forse anche him nei pressi di Raftel Il rosso ci rimette le penne. Non serve più per la tra... No, dai, no, ma perché povero? Non ha fatto un cazzo, ai vampiri C'è cioè, anche il personaggio che tutti aspettavano che facesse qualcosa dopo 1200 capitoli, finalmente può fare almeno un cazzo di combattimento. Perde. No, ti prego. Hai notato che a differenza degli altri che Celesti non indossa la bolla per l'aria ma i Gorosei non indossano mai la bolla per l'aria evidentemente loro sono un po' oltre queste stupide cose di non voler respirare la stessa aria degli altri lui è un militare un combattente va in una nave militare capito? Lui è un figo. Caribò lavora per Crocodile. Eh beh già lì già lì già lì se la persona in questione dovesse essere effettivamente buggy tutto avrebbe un senso anzi perché Crocodile direi proprio per buggy che lavora ora buggy promette riesce sempre a trovare un modo per, affinché facciano quello che lui vuole quindi ci può stare ehm, poi il Vegapunk lo vogliono tutti praticamente lo voleva anche Orochi per dire non è detto che il Corosei va lì solo per comandare i Serafi, ma magari verrà fuori altro qualcosa che nasconde magari lui è qualcosa di diverso sotto sotto Vabbè, sotto sotto mi dà l'impressione come se lui stesse andando qui senza che gli altri quattro lo sanno, dubito. Ehm, però che vada lì anche per altro. Ma ah, poi vediamo anche la frase che dice: Scusate, lui dice: 'Si ho conosciuto Vegapunk una volta sola tanto tempo fa. Probabilmente o l'ha conosciuto quando era stato arrestato. Vegapunk, periodo che lavorava con Giaggi, quindi alla, allo scioglimento dei Maz.' Quando poi Vegapunk è iniziato a lavorare per la Marina, oppure potrebbe averlo conosciuto sull'episodio di Ohara insieme a Dragon, in qualche episodio così. Oppure potrebbe averlo conosciuto, che poi dice che è peccato pensare a come si sono messe le cose. Quindi il loro incontro non è stato una battaglia, è stato un incontro probabilmente anche piacevole tra i due. Magari anche quando Vegapunk ha deciso di collaborare col governo. Quindi, in realtà, è stato lui ad essere stato portato da e non viceversa. Però secondo me. Va lì anche per questo motivo beh vediamo Cosè farà la comparsata alla Zuniscia due parole e va via un vero statale chissà quanto guadarino di stipendio Corosè. da grande voglio fare il Gorose tra l'altro Garibò ha detto quello vedi poi me da grande voglio fare il Gorose non per un discorso di potere politico per soldi mentre pensava nella sua testa quindi in pratica parlava con se stesso cioè, che senso aveva non dire il nome di que questa è una cosa che l'avevo detto anche io subito in live. Ho detto: Ma cazzo, sta parlando da solo, perché dice quell'uomo <ride> nei tuoi pensieri non vuoi dire chi è? È vero, però. Vabbè, ragazzi, è un manga dai. <ride> cioè diciamo, Fa la fa battuta. Motivo per cui per me i CP Zero non potevano averlo mai nella vita proprio per chi sono, quando se ne parlava prima dello scudo Tarrucci e Rufi a Ego Eddo, il tuo canale, anche il tuo. Unico drago celeste che non usa la tuta per respirare aria sana. Eh, ma, evidentemente, ripeto, cinque astri. E allora è anche l'unico drago celeste che non si comporta come un idiota, come tutti gli altri, con quella presunzione di andare in giro, sai il mio adesso eh, cioè voi ce lo vedete, sai in Saturn che cavalca Kuma volendolo infilzare perché adora gli schiavi, cioè questo è uno si vede benissimo che è molto più intelligente degli altri, gli altri sono dei bambini capricciosi, sono dei pirla quei draghi celesti lì, questo invece è un pezzo grosso, questo è uno che ci riflette, Ad esempio, comunque io ragazzi questi personaggi così li adoro, cioè io appena vedo il vecchio seduto con le mani messe così, con sta faccia del tipo che ha la saggezza sul volto, capito? so io come va il mondo adesso arrivo io lì si rega va anche l'ho conosciuto tempo fa eh. e son passate di cose madonna santa sapessi. cioè questi personaggi mi fanno morire il tipo che va lì per riguardare poi come è, è disegnato bene serio, pacato sai il fatto suo con tanta barba perché la barba nel senso di saggezza è mi, piace, mi piace cosa ti aspetti nel prossimo? Beh, il continuo di questa storia, dai, ci vuole, ci vuole assolutamente. Eh, e poi è una cosa che, di cui nessuno sta parlando, non so perché magari ho saltato i commenti, però eh, secondo voi Ryokugyu è veramente stato in grado di sconfiggere Weevil? Allora, per me sì, infatti avevo detto, attenzione adesso sto criticando Ryokugyu, però secondo me... Non è scaso, cacca, è pur sempre un ammiraglio. Questo è forte. Weevil è poi un flottaro. Un, teoricamente, stando ai livelli di forza, non dovrebbe essere a livello di un ammiraglio. Eh? Quindi, tranne i casi come Miyok, che, che ancora non si è capito quanto cazzo sia forte. Tuttavia, io sempre di Bachin non mi fido. Anche il modo in cui Bachin ha voluto, per forza di cose, coinvolgere Marco sembra quasi che Bachin abbia fatto in modo che Weevil venisse catturato dalla Marina in modo da poter costringere o meglio portare Marco verso le navi della Marina magari vai a vedere la Marina poi cattura Marco ridà Weevil e in cambio c'era uno cioè non lo so a me i bacchi non mi fido proprio questo qui è veramente un'arpia che... la didascalia parla solo di Vegapunk scomparso non anche di Bonnie ma quello che è strano anche perché vedo che parecchi dicono ah ma no dai secondo me non è che è scomparso semplicemente sopra e sotto il fatto è che c'è proprio la didascalia purtroppo si è verificato un incidente il dottor Vegapunk è sparito cioè, mh, difficilmente Oda va a piazzare una vignetta del genere, se è semplicemente Rufi che lo sta cercando, vuol dire, vabbè, vabbè, il prossimo capitolo lo ritrova. Mm, questa è una vignetta che va un po' oltre il semplice Rufi, il prossimo capitolo lo ritrova. Si è verificato un incidente. E eh, ragazzi, allora, voi dite Stesi, ma Stesi sta lì a combattere lì giù, e poi, cioè, la vediamo con i nostri occhi, pure se ha rapito Vegapunk, dove cazzo se ne è nascosta? Nella borsetta, dove se... L'unica cosa, e poi stesi, secondo continuate a pensare che sia lei quella che ha bloccato la barriera quando lo stesso Shaka non riesce a capire che ha bloccato la barriera, ma poi lo stesso Shaka che sa che, eh, che stesi sta intervenendo, quindi è strano. Anzi, contatta stesi proprio nel momento in cui la barriera è stata sconfitta. E qui, ragazzi, c'è ancora un personaggio vagante in questa saga, molto più del famoso tizio dietro al cespuglio che avevamo visto a Wano. Bonnie ha visto un insetto desvenuto svenuto e infatti, vabbè, ma secondo me, ripeto, Bonnie è alle prese con i ricordi del padre. Nel frattempo, Vegapunk, che era rimasto fuori dalla porta, è stato acciuffato, secondo me, da un po' di fango. Caribò può lavorare anche per un membro dei ROX nominativi, come per esempio Ascia d'argento, che non ci è mai stato mostrato assolutamente. I ROX, abbiamo capito che Oda ci ha buttato dentro un po' tutti quei grandi pirati dell'era poco prima di Roger e quindi almeno una cinquantina d'anni dopo la grande era dei pirati giganti, perché sapete che in One Piece, cento anni prima dell'inizio della narrazione, c'è stata la grande era dei pirati giganti e quindi si va a piazzare in quel contesto, effettivamente i Rocks Oda li ha inseriti nel manga e adesso praticamente li sta andando a buttare un po' ovunque a me dispiace che da quando sono comparsi Rox è ancora più difficile vedere ex membri della ciumma di Roger a parte ormai che Scopper Governor è diventato più una battuta tipo Gin che altro però l'avrei voluto vedere qualcosina in più, vabbè il Gorosei potrebbe avere con sé un'arma particolare un armatore invisibile sempre grazie a Vegapunk, certo anche quello, a me va bene qualcosa che anche scenograficamente abbia un senso, capite? Che dite, a parte la teoria, sì, ci sta bene combattere o non combattere perché c'ha la cicatrice, però a parte quello, vorrei una cosa scenografica. Vi facevo l'esempio di, di gara, cioè uno che pure se deve combattere, deve stare fermo. Ad eh, esempio, il discorso dell'armatura invisibile a me ricorda molto il potere di Bartolomeo. Che, comunque crea questa barriera che impedisce, magari Oda avrebbe proprio potuto fare in modo che in qualche modo Vegapunk ha utilizzato quel potere. Why not? Le prossime vedere lo si dà spazio alla cross guild, mio dio, speriamo. Però dobbiamo aspettare due settimane, stando a quello che diceva di là. Strike Roger disse che è arrivato troppo a One Piece, aspettare vent'anni. E se era l'attesa riferita a questo allineamento? Ma infatti, la mia teoria veniva anche proprio per quel discorso lì. No, no, io avevo cioè ero partito. La mia teoria partiva non soltanto dai nomi delle armi ancestrali, ma dal fatto dell'allineamento di 800 anni. Scusate, ma ora per sfizzo Wikipedia, che è il vero grande esperto di One Piece, è One, eh, One Piece, no, no, Wikipedia, One Piece, Wikipedia, Giove, Saturno, allineamento 800 anni, come si chiama? Giove, Saturno, allineamento, le congiunzioni triple, congiunzioni grandi congiunzioni. Oh, le grandi congiunzioni di Giove e Saturno con Marte. Eccole qua. Poi le grandi congiunzioni triple che plerano. Della stela di Betlemme, dopodiché, Giuseppe De Cesaris ha calcolato molte altre date in cui il fenomeno si è verificato, lo associato ad eventi storici, ad esempio il 980 avanti Cristo, con lo schema iconografico che ha portato alla stella di Davide, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente questo allineamento che si verifica ogni 790. Sì, siamo sugli, sugli 800 anni. Poi ci sono le congiunzioni anche tra Giove, Saturno e Marte, eccetera, eccetera. Eccolo, e poi vari, vari temi si inseriscono nel tema mitologico dei combattimenti tra Giove e Saturno presenti in tutte le mitologie ma nelle quali esistono sia nel mondo greco romano cioè, cioè praticamente il mito il mito antico molte delle storie che vengono raccontate ad eh, esempio prendiamo i greci ma non solo i greci ci stavano dietro parecchio con l'astronomia non a caso avevano proprio una musa apposta per l'astronomia urania che tra l'altro è la prima delle muse urania figlie di Zeus e Mnemosi nelle nove muse. No, scusate, che cazzo ho detto, Urania è l'ultima, la più piccola, la, più, la, la prima ovviamente è Clio, la musa della storia, ci mancherebbe altro. Tersicore, Melpomane, ehm, eh, quella della tragedia, eh, Tersicore, quella della danza, eh, eccetera, eccetera. Sì. poi che c'era. Pollinia, quella della musica. Mm, vabbè, eccetera. Le varie muse Comunque è difficile ricordarsene tutte, eh, però le nove muse. E, e, e quindi loro, i, i mito, il mito greco si ispira proprio alla posizione delle stelle e l'allineamento dei pianeti è qualcosa che ha sempre interessato la storia, sempre, sempre, sempre. Oltre, a sempre, poi il discorso: eh, si parlava anche ovviamente di quella più semplice che conoscono tutti, cioè il fatto che durante il sostizio d'inverno che inizia no. In quel periodo lì, praticamente il 21-22 di dicembre, dopo tre giorni in cui il Sole è bassissimo all'orizzonte, torna a rinascere, quando rinasce esattamente il 25 dicembre, che è il motivo per cui c'era la festa del Dio Sole e il collegamento tra Gesù e il Sole, eccetera. Ma è sempre le solite robe, la solita solfa. Ragazzi, l'astronomia è la base di tutto, è inutile girarci intorno. Cioè Saturn e Garibaldi, quindi rappresenta l'Europa, a meno che non vogliamo fare riferimento al suo passato in Sud America. Ah, tu dici che l'ispirazione um, grafica è di Garibaldi, mm. Garibaldi con, con i rasta. Però. Beh, effettivamente, sai che il che, che mi ci fai notare. Cazzo, se ci somiglia a Garibaldi. Sto qui, eh. che Garibaldi con i Rasta, mi piace tantissimo che effettivamente c'ha la faccia da Garibaldi coi rasta che potrebbero avere a che fare con il Sud America, l'Africa per lo più, giusto, però vabbè, facciamo anche Sud America, ci facciamo andare bene lo stesso per i discorsi eh, migratori. Stray, che cosa ne pensi delle ali di Robine demoniaca e di stessi? Allora, Robine demoniaca è stato un riferimento al fatto che la chiamavano bambina demoniaca, stessi, è un frutto del diavolo secondo me. Non so quale possa essere, ancora non mi viene in mente nulla di interessante i uh, draghi celesti a Maregio non usano tutte le usano solo quando scende la terra sacra sì ma infatti strano che sto qua non la usa vabbè la risposta l'abbiamo data per me lui è un po' al di sopra di questi concetti dire che ad esempio ehm, San Miosgard cioè quello lì che si ritrovò sotto Fishman Island odiava tutti gli esseri umani figurati gli uomini pesce, ma quando fu salvato dalla principessa è diventato buono. Diventando buona, ha dato un pugno in faccia anche perché quello se lo merita sempre. Ad esempio, lui, secondo me, è uno che se viene sulla terraferma non si mette più il casco perché parte dal presupposto che ha imparato la lezione. Bug è vero dei pirati per amore. bug non esiste, ma no, quella è oda che non esiste. Come tu le immagini? Gioio-boio, una donna. Una donna ha maggior ragione dopo questo capitolo di Saturn perché se Im deve rappresentare la terra, la terra è fertile, la terra è donna, la terra è madre, la terra è madre natura, la terra è qualcosa di femminile perché è qualcosa che che crea, divinità creatrice. No, per me è donna, per me è donna, così come tutte le principali divinità nella storia, secondo me dov dovrebbero essere donne. Poi, vabbè, nel momento in cui scatta un po' l'idea maschilista, automaticamente, ecco che iniziamo a piazzare tutti i maschi. Però. rimane comunque il sesso crea creatore. Quindi mi piace come cosa. Potrebbe non tornare più, cioè, mi piace come cosa, nel senso che mi piace la donna, nel senso che quella, quella è scontato, nel senso che mi piace come immagine di him, donna. Potrebbe non tornare più a casa, Sto Corosei, sai che scoop per Morgan e ho voglia. No, beh, ma è un grosso. Se... Io ancora spero nel Serafim buggy Sarebbe fantastico. Ma secondo me Vega Punk ha capito a volo di chi stiamo parlando. No, e poi che altro volevo vedere quello di Doflamingo Vabbè, peccato. Anche quello di Lo sarebbe stato interessante. Sunisce come Milord in Seilor Moon altro grosso. ma un cazzo. Dire... Bene, il mio compito qui è finito. Ma non hai fatto un cazzo. La pucchia. Mamma mia! Ma, ma sanno al nord che significa la pucchia? Ma non credo proprio. Non credo proprio. No, il tuo canale nella sezione commenti dopo un po di cerrore 53 dei server beh ma forse perché dopo l'attacco hacker dell'amico di prima lì maledetto oh grazie mille Rio per, per le, la, la donazione aspetta vedi, disdetta Dalton soprattutto Eeeh, che parolone, dai per cortesia non scrivere queste cose Mike parole così offensive No, 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 per cortesia comunque sono nato in provincia di Napoli anche io cioè, mi, mi, vabbè ho capito i, i, i tifosi eh, così come dicono i juventini di me però no, 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 non è da me queste cose costellazione eh, eh, anche in molti quadri rinascimentali gli artisti nascondono sempre nascondono ah nel senso che sì sì ho capito cosa dici beh le costellazioni, l'ispirazione, Greg, vi faccio un esempio bellissimo che c'è in cielo tra lo scorpione. Magari qualcuno di voi, scorpione, si interesserà. Lo scorpione che fu mandato per uccidere il grande cacciatore Orione, quello della cintura di Orione. Che adesso, se uscite fuori, lo beccate il famoso rettangolo di Orione no? Con. Ehm, Saif, Bedelgeuse, Riegel, le solite stelle, Bellatrix, e poi le, te, le tre stelle della cintura di Orione, Anni, Alnilam e Mintaka. Poi c'è cioè Meissa la testa su. Forse non dovrei fare la parte di quello che conosce tutte le stelle, che dopo sembra un pervertito, però vabbè, io, so, io so, ho una passione per le stelle. Ehm, praticamente, vedete Orione, che in cielo appare altissima in inverno, ok? Ma poi che succede? Che... Orione quando arriva l'estate non si vede più, è bassissimo all'orizzonte e indovinate cosa c'è in alto? Eh, lo scorpione, perché lo scorpione è quello che ha chiuso Orione e ogni anno i due si inseguono in estate e in inverno. Lo scorpione e Orione quando nasce Orione lo scorpione è lontano, quando salono lo scorpione... E tra le due costellazioni in mezzo cosa c'è? La costellazione della freccia. Perché? la freccia è quella che provò a lanciare Ulisse, e buonanotte Ulisse, Ercole, nel tentativo di uccidere maldestramente il centauro, che non è quello del sagittario, in però ragazzi mamma, ma è uno spettacolo. Cioè loro hanno messo tutte queste cose, capito, queste, questi collegamenti tra le costellazioni, quando una è alta in cielo, quell'altra si abbassa. Cioè, ah, c'è un, un, un... Non è come... E sono semplicemente dei racconti, così come poteva essere anche un po' l'Iliade, che erano racconti a volte così per, da menestrelli, diciamo così, no? che giravano eh, per raccontare storie. Cioè, dietro il mito mitologico c'è cioè proprio religione. Sapevano benissimo che erano racconti, però c'è tanta, e, e poi la stessa cosa, ovviamente in quello giapponese, cioè noi, noi vediamo ad esempio i Zanagi i zanami, Amaterasu, Tsukuyomi, Susano, cioè sono tutti oroci, chiamatano oroci. I riferimenti, poi alla fine nello shintoismo, ci stanno a pacchi in tutte queste storie qui perché a loro piace, le utilizzano tantissimo, cioè. Anche nella guerra, se voi pensate ad esempio, che ehm, che ne so, ad esempio, lo stesso la stessa parola kamikaze alla fine non è altro che un riferimento al famoso tifone, no, quello lì che, che nel 1279. Sì, mi pare no? che stavo al Giappone dall'arrivo del Khan. Quindi, cioè loro piace inserire sempre queste cose. In Io sono sicurissimo che ci sarà un riferimento a qualcosa di astronomico in One Piece. E i nomi degli ultimi tre pianeti del sistema solare: non rompete le balle su Plutone, perché all'epoca, quando è andato One Piece, Plutone era ancora un pianeta ebbene sì, dopo l'hanno declassato a, a pianeta nano quindi i nomi delle tre armi ancestrali, gli ultimi tre pianeti, mo addirittura ci esce il Saturno che rimangono cinque corosei con fuori la Terra la Luna e il Sole, ma porca dai ragazzi, ci siamo, ci siamo, prossima settimana noi faremo come promesso la famosa live in cui ci rileggiamo tutti i capitoli eh, da qui alla pausa con tante teorie scommetto che lui fu diventato Joy Boy proprio il 25 dicembre, sarebbe bellissimo un riferimento a Nica, Dio del Sole, bellissimo, mi piace. Eh, forse, forse forse un po' troppo blasfemo. C'è cioè, qualche cristiano potrebbe offendersi, la butto lì, eh, magari perché cioè, usare la croce va bene, però, sai, dopo non, non esageriamo troppo. C'è sempre quella linea di confine tra il riferimento e la blasfemia. Ora, no? deve stare un po' attento, magari. Ad esempio, una cosa che mi piace dei giapponesi: se ne sbattono alt altamente, cioè. Cioè loro vanno a citare le loro divinità, ne manca, frega un cioè Izanami è un potere nell'occhio di Sasuke, eh, che cazzo me ne frega. Invece noi in Europa siamo molto più rispettosi no, della cosa, abbiamo anche quell'idea. Ad esempio una cosa che abbiamo molto in Occidente è anche mh, la parola verbo. Cioè, non la, no, la, no, la parola intesa, cioè il verbo che ha un potere. Praticamente la famosa cosa fammi sta zitto non farmi parlare che porti sfiga. Questa è una cosa tipica occidentale. Cioè, se io dico qualcosa, oh che bella giornata, sta zitto viene a piovere. Uh, e poi, ovviamente, non poter bestemmiare, non poter parlare, non poter dire, non nominare in vano. Cioè, l'idea che tu se parli è perché tutto viene da quell'idea secondo cui Dio, attraverso la parola, disse e creò perché la parola crea. Questa è una cosa che sempre in Oriente non hanno tanto, cioè non è questa cosa, sta zitto, non dillo perché porti sfiga, è una cosa nostra. Questo però dimostra anche il rispetto che c'è nella nostra religione con quella orientale. Per cui se tu mi chiedi, è possibile che Rufi sia nato il 25 dicembre, sarebbe in interessante, suggestivo, però secondo me dicono, ah Oda, facci piano, che lì in Occidente sai come sono fatti. Ci manca solo la scomunica, Vavares. Stava... Rufi uguale sole, caos positivo. Yang, Teach uguale luna, caos negativo. In. Guardate che poi In e Young sono proprio luna e sole. Assolutamente. Gli unici che possono rivoluzionare e influenzare la Terra. Im. Che protegge e rappresenta l'ordine del sistema. In tutto questo ci metterei il mare, personaggio che sembra praticamente vivente, stando a quello che dice Nico Robin. Cioè il mare rifiuta i frutti del diavolo perché li ritiene eh, persone che hanno violato le regole della natura, perché hanno sognato, hanno desiderato, il loro desiderio si è realizzato, ma era un desiderio contro natura. Mare uguale natura, mare, mare quindi contro i fruttati. Questa era un po' l'idea, ma se il mare è una persona vivente, automaticamente dobbiamo dire allora chi è? Il mare Im teoricamente potrebbe essere visto come la madre creatrice e quindi la terra stessa. Che poi vedete, uno poi dice, Naruto, lo Zetsu Bianco è la terra stessa. Lo dice proprio il manga. Zetsu Bianco è la terra. Stessi secondo me non ha frutti del diavolo perché uso un rossetto da Grammatolite, modello GT di Smoker. Quindi anche Smoker, giustamente. Uh, non è un fruttato perché appunto usa la calmatolite Mi piace come idea. Someone Wolf ex drago celeste, eh. So fatto che, è San <ride> sì effettivamente parecchi l'avevano chiesto, oh, grazie mille per la donazione, caro Marco Famolo, e famolo Streano, no, e te. Io e te con due donne diverse. Vabbè, comunque. Siamo... Però, sì, eh, la dea di San Juan Wolf. Eh, ci avevo pensato. cioè no, 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 Non è il primo che pone questa domanda, ma non riesco a sapere. Cioè, perché lui comunque era imprigionato ed è difficile che tra Coceresse possa essere imprigionato. Cazzo, possono fare quello che vogliono. Stra, che per la nostra giornata ci sarà pausa fino al 9 febbraio. Cosa organizzi quindi due settimane? Sarò le tanta roba. Beh, eh, organizziamo una festa, Beh, facciamo così giochiamo a One Piece Odyssey basta me lo compro eh, me lo compro con la donazione di Marco Famolo me lo compro. il caso simboleggia mentre gioca a One Piece Odyssey parliamo di One Piece l'introttenimento e la chiusura quelli non escono mai se lo fanno c'è il rischio che Miosgard che capisce le stronzate che gli hanno inculcato rinsavisce beh posso dirti Miosgard posso citarti un altro drago celeste che è sceso sulla terra e non si è messo il casco si chiamava Homing Don Quixote e tutta la sua famiglia era un drago celeste e non si è messo il casco. Guardate che mettersi il casco è semplicemente perché loro rifiutano di respirare la nostra aria. Ma non è che devono metterlo per forza perché sennò gli scoppia la testa. Eh. È una cazzata a cui credono. Grande stessi, frutto vampiro, pipistrello. Ehm, sì, però ci mettere qualcosa di mitologico dentro anche. Cioè, nel senso che il fatto che lei morde le persone sviene, mi sa di veleno. Quindi ci metterei un personaggio mitologico che potrebbe avere questo potere. Oppure, l'altra volta si parlava anche di un animale, però va a trovare adesso un animale con le ali di pipistrello che fa svenire le persone. Mm. Chissà chi erano Pluton, Poseidon e Ranus nella mitologia di One Piece, se vedremo male le divinità a cui si sono ispirati, eccetera. Beh, allora, Poseidon sappiamo che quindi è una donna che viveva nei mari nasce nella famiglia reale così uranus dovrebbe vivere in cielo pluton è un'arma ancestrale però c'è sempre quel grande però di un eventuale collegamento tra ehm, pluton come nave e una persona che potrebbe essere necessaria per attivare questa nave da lì tutte le teorie che vivi era pluton praticamente però vabbè qui torniamo indietro a quando eh, Teach disse No, ah, se quella persona nessuno la voleva da prendere, io. E alla fine la persona in questione era... Boh, Hankok. Vabbè. Pucchiac, eh, sì, la in, in napoletano è quella. Parola bellissima. Strike, tra l'altro le apparizioni di Im fanno pensare ad una donna. compare nel giardino con la farfalla. Ah, che si posa sul suo dio. Oh, ok, scusami, mi ero distratto una. Im la tiene delicatamente, la collego più a una figura femminilissima Ma poi hai visto quelle ditine così belle e dolci? Che bella che è Im. Secondo me deve essere una figura pazzesca. Mamma mia, giovane Imma la, la, la potrei immaginare un po' come la dea Atena in Sain Seiya, cioè quei personaggi che hanno poi quella regalità, quella posa, la, la, dea. la dea, capito? Sì, quei personaggi così, con questi capelli sempre così che si gira con tutto. Che... profuma ovunque. Questo personaggio proprio che tu, cioè quelle persone che appena la vedi, ti viene l'istinto di inchinarti, proprio dicono fantastico. Cioè sì, sì, la vedo così. Stessi madre di Shanks e l'ho addestrato a bere il sangue, fantastico, ottimo. Il vampirismo ci sta. Cosa pensi che farà Oda con weevil Ragazzi, sono felicissimo. Anzi, ve lo dico proprio da YouTube, sono veramente euforico. Cioè, io quando inizio a vedere che quelle mie perversioni di tenere tutto in regola, tutto schematizzato cioè, L'ultima mina vagante che rimane nel manga è Gecko Moria. Ve lo sto citando in continuazione: Gecko Moria. Oda non butto nel bidone dell'umido. E non ditemi che già sta in pell-down così, senza farcelo vedere, schippato. Gecko Moria ha come filo conduttore quello di odi odiare tutti, odiare la Marina e odiare soprattutto Teach perché gli ho ucciso Absalom. O dire anche Doflamingo eventualmente, ma Doflamingo non quindi, quel personaggio lì è una mina vagante, mentre invece Weevil nella mia testa andava a piazzarsi insieme ai figli di Barba Bianca e quanto è bello, guarda, oh, domani devo fare uno schema pazzesco, Vi devo fare un cazzo di schema con i quattro imperatori qua in mal centro e tutti i collegamenti che ci stanno tra queste cose tra Weevil, il, la, le due Bacchin, una che sta nella saga di qua una che sta a Sphinx Convivolo che fa da tramite tra i due, Marco La Fenice, che l'altra volta Oda gli piace troppo come personaggio, lo devo ogni tanto reinfilare nella trama, lo butta, lo incastra nella trama anche se non c'entra, lui inficca dentro lo stesso, perché ci sta bene e quindi mi piace, mi piace, mi piace. Sono molto felice, caro Barbanero, di aver visto sta roba. Spero che io sia una figa, voglio gli entai. Mamma mia, occhio che potrebbe essere la mamma di Ruffi, quindi stiamo piani con questi entai che rischiano di essere. Uh, dopo un pochettino incestua, no, della freccia, freccia, quella che aveva lanciato Ercole per uccidere il povero centauro che si chiamava Crotus, mi pare. Si chiamava proprio Crotus o Scrotus. Uh, sì, ha ragione, è eh, sempre ha ragione. Sempre. Ma per cosa mm. È ovvio, Rufi deve andare sul sole per vedere il, ah, il famoso sorriso, certo. Per me ha ragione, Rio è andata all'insaputa degli altri. Ah, andatoli, se volete arrivato, qui l'ho letto su One Piece Power, è stato indicato come il capo dei cinque aste, la più alta carica. Ah, vabbè, aspetta, ma voi state leggendo, la più alta carica fa la sua mossa, perché lui ha al di sopra anche degli altri. No, 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 non credo. Non so, non sono mai stati presentati come cinque corosei di cui uno fa il presidente. No, per me no, sono tutti, tutti uguali. Povero Plutone è declassato per non promuovere. Promuoverne Miriadi. Beh, ascolta. Cioè, ti rendi conto quante ce ne stanno? <ride> cioè, dai, capito quante ce ne stanno di pianetoidi l'intorno? Sarebbe stato impossibile. Comunque, ragazzi cari, mh, vi dico una roba. Sapete qual è il pianeta del Sistema Solare più denso di tutti? Il meno denso è Saturno. Addirittura è, è talmente meno denso che la famosa storia se lo metti in una bacinella galleggia, che è più leggero del, dell'acqua. Il pianeta più denso del sistema solare, secondo me quale può essere quello che è il record, 800 anni fa la tecnologia era malvista Molto, molto. Io avevo detto nell'ultimo Amaro: che per me l'antico regno, sai, che un po' d'amaro ci sta. Vabbè, che l'antico regno per me è tipo cyberpunk. Cioè avevano creato un mondo fantastico dove la gente, c'era sempre la pace, c'era questa energia infinita, tutto andava bene, ma le persone, pur di mantenere la pace, eh, praticamente non potevano più avere sentimenti, non potevano neanche più ridere, tranne un piccolo gruppo di persone che voleva tornare a ridere, portava avanti questa volontà del sorriso, anche sfidando questo regno, che era partito come un regno fantastico, ma alla fine si è risolto come un regno di terrore ed è stato distrutto ma questi ideali non devono assolutamente tornare indietro Pluto è una persona lo so che è sempre stato detto che era una nave così erano convinti che stava dalla basta Beh, ma più che altro perché c'erano eh, i prototipi ma quello è bene sì no il pianeta no non è giove il pianeta più denso del sistema Solare, non è venere per poco non è venere è il nostro la Terra! Siamo il pianeta più denso del sistema solare, affanculo ogni tanto un record ce l'abbiamo! Siamo anche il più grande dei pianeti rocciosi. Mai, affanculo. Se prendi un pezzo così di Giove è gas, se prendi un pezzo così di Marte è leggero, prendi un pezzo così di Terra, è un bel pezzo... e se prendi un bel pezzo di... Eh, e dopo, mamma mia. La Terra... Eh, sono pianeti quasi uguali, eh, ma la Terra è un po' più pesante, più denso. Tanculo, siamo i campioni del sistema solare. Cazzo, come densità! Mamma mia, che soddisfazione! E abbiamo anche la luna più bella del sistema solare. Vaffanculo, mamma mia, orgoglio! Si va da Andromeda, Beppe. Vai, vai, cazzo! Tanto sta là vicino. Andromeda, che ci mettiamo? 2 miliardi e mezzo di anni. E si va, ma sì, tanto One Piece ancora deve finire fra 2 miliardi e mezzo di anni. E cazzo, ci avete da fare voi? Oh. Ah, vero, si muore ho dimenticato questo particolare si muore dopo 2 miliardi e mezzo di noi tipo ieri sera mi sono beccato mezz'ora di freddo per vedere la cometa solo perché passano i 50.000 anni ho detto vabbè la vedo adesso ma mi scoccio di aspettare il prossimo giro però cazzo ragazzi una cosettina così eh, mamma mia che, che, che delusione Se si è una succube mitologica mangiatrice di sogni wikipedia aiuta sì, si può stare siamo il, il più bel pianeta del sistema solare vabbè vi, guardate Brevemente vi racconto questa piccola storia: la vita sulla Terra non è tanto rara, cioè non è tanto impossibile. Basta semplicemente che mi trovi un pianeta alla giusta distanza dal Sole, nella giusta posizione della galassia. Perché se stavamo verso il nucleo eravamo già morti, se stavamo troppo lontani, non c'era abbastanza, abbastanza materiale per avere tutto questo carbone e sta roba che abbiamo qui. Quindi il giusto punto nel sistema, nel, nella galassia, il giusto punto nel sistema solare, la giusta densità un nucleo particolare quindi deve avere almeno un altro corpo che si scontra contro la terra scontrandosi contro la terra nasce una luna e al tempo stesso la terra ha un nucleo liquido come ad esempio non ha marte bello liquido come il nostro perché questo nucleo liquido girando più veloce crea un campo magnetico normale ma nel frattempo ci deve essere la luna che stabilizza l'asse perché se la luna non stabilizza l'asse c'è un problema se fossimo stati molto più vicini al sole c'era il rischio che a un certo punto avremmo avuto un'orbita strana, tipo quella di Venere. Quindi, una volta avute tutte queste cose, basta semplicemente avere bei pianeti nel sistema gassoso di là che ci proteggono. La botta di culo che per 3-4 miliardi di anni non ci sono importanti asteroidi, vabbè, c'è stato quello dei dinosauri, però non era così drastico da distruggere tutto il pianeta. E dopo basta semplicemente incrociare le dita e avere una, un 5 miliardi di combinazioni varie tra tipo che nascono e diciamo, batteri che aumentano l'ossigeno, l'ossigeno diminuisce l'effetto che lo zono, lo zono, è... non lo so come. No, non è che abbiamo avuto culo. <ride> abbiamo avuto una roba pazzesca di culo. Però vabbè. E tutto questo, poi, alla fine, è nato l'uomo, perché poi non è soltanto la vita, la vita poteva essere anche solo batteri che restavano batteri. Cioè anche. Incredibile, incredibile è facilissimo ottenere un pianeta vivibile. Sì, comunque, vabbè, è bello. Questi discorsi sono molto affascinanti. Non so come cazzo è possibile che stiamo qui, vi giuro. Non so come siamo così. Venere aveva un'atmosfera un simile a quella della Terra, se Venere ha l'orbita così perché Venere da testa in giù all'asse inclinatissimo di così e gira all'incontrario, retograto, cioè su Venere dura più un giorno che un anno. Cioè Venere fa prima un giro intorno al Sole che un giro intorno a se stesso, talmente che è lento, automaticamente questo ha rallentato tutto, ha creato un effetto serra a Valanga. La temperatura è 500-600 gradi, si fonde il piombo su, su Venere. Quindi no, Marte invece era come la Terra, però poi, evidentemente, qualcosa che è successo, ha perso il campo magnetico e da lì, via, deserto arido. Non lo so, non lo so, ragazzi. Sì, poi ci sono miliardi di galassie, però non lo so, siamo una botta di culo pazzesca. Poi non lo so se, beh, io credo che esista la vita anche solo, ma secondo me anche nel sistema solare, eh. per me tra le lumi di Venere c'è vita, secondo me, e lo spero, su Marte lo spero, forse è difficile, tra, sotto Europa, su Titano, non lo so, però mamma mia ragazzi, che botta di culo. Infatti il messaggio finale è questo, a proposito di peace, inteso come pace, eh, credo e spero tanto che... Ci godiamo un bel po' di pace, veramente. Non cosa... Però, l'unico modo per goderci la pace è guardare le stelle. Fidate, fidate, è l'unico modo che c'è per godersi la pace. Guardate le stelle, vi passa tutto. Veramente, da là veniamo, lì torniamo. Godiamoci le stelle. C'è un bel libro di Amedeo Balbi, Il calcolo delle probabilità. È vero, molto bello quello lì. Ho anche un video che ha fatto e poi non ci glielo dicono assolutamente. Bene, detto questo, ragazzi, se è una botta di banni eh, ma stasera pure Lilith non era stata male, eh, con quella bella immagine. Beh, più che figli siamo fatti di materia stellare perché il carbonio che è dentro di te lì è nato all'interno delle stelle. Che cazzo non è che non è che poteva nascere in un albero il carbonio, e quindi, sì, ehm è... Veniamo tutti dalle stelle, quindi, perciò, godiamocene bene, ragazzi. Detto questo, ma non è un discorso religioso, eh? Può essere anche semplicemente una gigantesca botta di culo, però oh, nel momento in cui uno l'ha avuto, me l'ha avuta perché non se la deve godere, <ride> quindi bene. Un bacione a tutti, mi raccomando fate i bravi, Noi ci vediamo domani per il videocommento, grazie mille per le donazioni, grazie mille per la vostra presenza, ringraziamo anche gli amici che hanno partecipato, tipo Lillo Carota che eh, ci ha fatto compagnia per un certo momento, pace anche a lui, no? non ci interessa, perché viva la, la, la pace, anche al nostro amico della Carota, tanto vogliamo bene a tutti, anche lui è figlio delle stelle, poi è figlio anche di una santa donna, ma questa è un'altra storia, però è figlio delle stelle e anche la Santa è figlia delle sego, quindi che tutto si... <ride> Buona notte dai ragazzi. Un bacione a tutti, fate i bravi. Fate i bravi, mi raccomando. Ciao.